Yellowstone, il famoso parco nazionale, è casa di uno dei più grandi supervulcani del mondo. Sotto i geyser attende un'eruzione migliaia di volte maggiore di qualunque altra nella storia dell'umanità. È già successo. Meno di un milione di anni fa ha quasi devastato il continente e può accadere di nuovo. Si succederanno sicuramente molte eruzioni in quest'area. Non una sola, ma una serie di mostruose eruzioni. Milioni di volte più potenti della bomba atomica. Devastante, annienterebbe tutto. Che distruggeranno migliaia di chilometri quadrati di territorio e numerosissime vite. Sarà la fine, brucerà tutto. Stiamo per immergerci sottoterra per esplorare il vulcano e rivelare per la prima volta la fonte di questo potere, per scoprire cosa accadrà quando il gigante addormentato di Yellowstone si risveglierà. La danza dei geyser è uno degli spettacoli naturali più belli. Ecco perché milioni di visitatori ogni anno vengono nel più vecchio parco nazionale d'America, Yellowstone. La sua spettacolare bellezza ha ispirato nel 1872 il presidente Ulysses Grant perché questi 2 milioni di acri di natura selvaggia del nord del Wyoming venissero protetti. Le incredibili sorgenti calde, le pozze di fango ribollente, gli stagni soprannaturali e il geyser Old Faithful sono alcune delle più grandi meraviglie della natura. Ma sotto questa bellezza primordiale una minaccia ribolle silenziosa. A 8 chilometri sotto cascate e montagne giace il cuore di un supervulcano, un calderone di roccia fusa della dimensione del Monte Everest. In milioni e milioni di anni si è riempito di lava fino al suo punto di rottura. Come una bomba con un timer nascosto, alla fine esploderà. Non sappiamo per quanto tempo se ne starà lì, tranquillo, prima di esplodere. Se prima o poi nel futuro dovesse eruttare, come è accaduto in passato, annienterebbe tutto entro 160 chilometri e distruggerebbe la vita del pianeta per anni. Il primo segnale sarà un'attività sismica crescente, poi la pressione delle rocce fuse comincerà ad aumentare e il terreno si solleverà. Nella zona dei geyser il suolo inizierà a deformarsi, prima piuttosto lentamente e poi in modo sempre più violento. La pressione nell'enorme caldera manderà in frantumi la superficie con un'esplosione 10 volte maggiore di quella del Monte St. Helens. Le nubi di cenere raggiungeranno i 24 chilometri di altezza. Un uragano di gas bollenti si spargerà ovunque. Sarà un fenomeno più grande di qualsiasi cosa l'uomo abbia mai sperimentato. Entro alcuni giorni comincerà una seconda eruzione, poi un'altra. Ben presto, mostruose esplosioni in un raggio di 80 chilometri proietteranno ovunque rocce fuse e gas roventi. Di certo, nell'arco di 160 chilometri da Yellowstone, non molto verrebbe risparmiato. Nell'atmosfera, intanto, la nube di gas ricoprirà il pianeta, abbassando enormemente le temperature, e l'agricoltura ne verrà sconvolta. Ma come facciamo a sapere se accadrà? La prova di eventi simili è scolpita nei sedimenti geologici dei supervulcani del passato. Ci sono 1500 vulcani sparsi in tutto il mondo. Ma i supervulcani, quelli cioè che hanno la potenza necessaria non solo per distruggere l'area circostante, ma per innescare un disastro globale, sono meno di 10. Lo Yellowstone è uno di questi. Pensate a una cosa 10.000 volte la dimensione del Monte St. Helens. Quasi inimmaginabile. A differenza dei normali vulcani, con i loro crateri posti sulla sommità del monte, lo Yellowstone ha una bocca così ampia da poter essere vista solo dall'alto.
Ecco il bordo del cratere mostruoso chiamato Caldera e che è collassato nella camera magmatica durante l'ultima grande eruzione. È abbastanza largo da contenere Los Angeles. È largo, tra i 50 e i 70 chilometri, più o meno la distanza che percorre un pendolare giornalmente. È solo l'ultima di tre caldere enormi che si sono formate in 2 milioni di anni. La storia del vulcano di Yellowstone è segnata da tre giganti eruzioni catastrofiche, eventi di proporzioni mai viste nella storia umana. La prima eruzione diffonde circa 2500 chilometri cubi di materiale. In pratica, se si spargessero sopra il Texas, si otterrebbe uno strato con uno spessore di almeno 3,5 metri. La seconda grande eruzione è di 100 volte maggiore quella del Monte St. Helens ed è la più piccola tra quelle verificatesi allo Yellowstone. La più recente, conosciuta come torrente di lava, avviene 640.000 anni fa. A quel tempo i primi uomini devono ancora fare la loro comparsa. Strani animali preistorici si aggirano per il continente. Mentre 8 chilometri sotto la superficie, un'enorme massa di magma, grande 3 volte New York, comincia a bollire. Il movimento della roccia fusa provoca centinaia di migliaia di terremoti, tutti di elevatissima intensità. 1 milione di tonnellate di rocce fuse con una temperatura che sfiora i 980 gradi esercita pressione sulla superficie. Getti di acqua caldissima fuoriescono attraverso le crepe della crosta. Si formano centinaia di geyser su una superficie di più di 1300 chilometri quadrati. Le esplosioni sono il prodotto del meccanismo idrotermale e creano voragini del diametro di 1 chilometro. Ma questo è solo l'inizio e precede un evento di portata ben maggiore. Dopo giorni di terremoti e geyser sempre più frequenti, la pressione esercitata dal magma e dai gas bollenti non può più essere contenuta. Inizia l'ultima catastrofica eruzione. I materiali e parte del bordo della zona di rottura comincerebbero a fuoriuscire di lato. Prima ci sarebbe l'eruzione e poi un'esplosione. Con la potenza di una bomba all'idrogeno, una mostruosa nuvola di cenere rovente e di rocce fuse viene sparata nella stratosfera a velocità supersonica. I detriti più pesanti ricadono trasformandosi in una colata enorme. Immaginate un uragano che produce cenere a una temperatura di 420 gradi, mista a pomice e gas roventi. Spazzerebbe via tutto. Per chilometri questi fiumi mortali di cenere distruggono tutto ciò che incontrano sul loro cammino. Si estendevano per decine di chilometri, ben oltre l'attuale Yellowstone, fin nell'Idaho e nella regione del Teton. Alcuni di questi materiali rifluirono verso il basso a coprire la Jackson Hole. Per giorni lo Yellowstone continua a lanciare in aria tonnellate di detriti vulcanici e a devastare i territori limitrofi. Poi all'interno della caldera avviene un'altra colossale esplosione. E poi un'altra. E ancora, eruzione dopo eruzione, il vulcano comincia a sparare lava e rocce. Di solito queste eruzioni cominciano da una singola bocca, che solo in seguito si amplia ramificandosi ovunque. L'eruzione ormai si è trasformata in una supereruzione. La sua devastazione si diffonde in tutto il mondo. L'ultima grande eruzione dello Yellowstone avviene 640.000 anni fa. Comincia con un singolo vulcano, ma presto si trasforma in una serie di eruzioni che esplodono con tutta la forza possibile. L'intera sequenza delle esplosioni che ha formato la caldera dello Yellowstone può aver richiesto 2 settimane. Il flusso piroclastico irrompe sulla superficie distruggendo migliaia di chilometri quadrati.
Le nuvole di cenere si fondono in una colonna enorme che il vento spinge in tutto il paese, oscurando il cielo per chilometri. L'enorme caldera comincia a formarsi con l'eruzione dei materiali vulcanici. La furia della natura continua e centinaia di chilometri quadrati di montagne cadono per migliaia di metri nella cavità di magma. Le catene del Gallatin, del Madison, del Monte Washburn proseguivano a nord nella regione di Yellowstone e vennero distrutte. E con distrutte non intendo che andarono in frantumi nell'atmosfera, ma che ricaddero semplicemente nella caldera stessa, nella camera magmatica. Stiamo parlando di montagne alte anche 3600 metri, che a quel punto emergevano solo di 2500-2700 metri. Alla fine, dopo settimane di costante attività, lo Yellowstone sprofonda. Ma la devastazione non finirà qui. Sta per avere inizio un disastro globale. Milioni e milioni di tonnellate di cenere del vulcano vengono trasportate dal vento, seppellendo 5.000 chilometri quadrati di pianura e distruggendo quasi ogni forma di vita. La grande massa di cenere vulcanica lanciata nell'atmosfera si deposita a molti chilometri di distanza, spingendosi addirittura fino alla Louisiana e in alcuni stati lungo il fiume Mississippi. Le particelle più leggere rimangono in aria per più di un anno, abbassando le temperature in tutto l'emisfero. Esse agirono come un velo e impedirono il passaggio del sole, quindi il clima si raffreddò. Credo che non ci siano dubbi sul fatto che lo Yellowstone abbia provocato un cambiamento climatico. Abbiamo stimato almeno un abbassamento globale dai 3 ai 5 gradi, abbastanza grave. 5 gradi sono abbastanza per uccidere molte piante tropicali su tutto il pianeta. La cenere continua a fermare il sole e l'anno seguente gli animali muoiono per mancanza di cibo. Ci vogliono anni perché il pianeta si riprenda e perché il sole raggiunga di nuovo la superficie terrestre per far spuntare le piante e perché gli animali ripopolino il continente. Questa eruzione dello Yellowstone 640.000 anni fa ha cambiato il volto del Nord America. Ma non è l'unica ad aver colpito la zona. Oltre alle 3 caldere del parco dello Yellowstone, i geologi hanno scoperto una serie di eruzioni che risalgono a 16 milioni di anni fa. Ci sono state varie eruzioni vulcaniche simili a quella dello Yellowstone. Le caldere ci sono ancora, sia nella valle del fiume Snake che nell'Idaho e perfino in Nevada. A oggi sono state rintracciate più di 15 caldere dovute a 140 eruzioni. Si susseguono in un percorso che corre da nord-est a sud-est e sono un esempio di ciò che i geologi chiamano punto caldo, una porzione di mantello terrestre che contiene una grande sacca di rocce fuse. All'interno del mantello, sotto la superficie, ci sono zone di materiale totalmente fuso. Questo provoca un forte calore che si eleva verso la crosta, la fonde e crea delle camere magmatiche. Ogni tanto, quando la pressione sale, il magma si scava il proprio percorso e esplode. Ci sono 20 o 30 punti caldi su tutto il pianeta, in posti come le Hawaii e l'Islanda. L'attività vulcanica lì è continua. Le isole Hawaii, per esempio, si sono create una a una lungo millenni grazie a un vulcano sommerso. Sebbene sembri che il vulcano si sia mosso lungo la superficie della Terra, in verità la zona delle rocce fuse è rimasta relativamente stabile. È la crosta a essersi mossa. Lo stesso si può dire per i punti caldi di Yellowstone. Sopra le camere magmatiche, la piattaforma nordamericana scivola verso sud-ovest di circa 2,5 centimetri all'anno. A ogni nuova eruzione, un po' più a nord, si forma una caldera. Abbiamo trovato caldere dappertutto nel nord del Nevada ed è possibile che ci siano state anche 50 eruzioni grandi quanto quella dello Yellowstone. Con la sua storia di eruzioni catastrofiche multiple,
Lo Yellowstone sta diventando il supervulcano più studiato al mondo. E i suoi terremoti, i geyser e la grande camera magmatica ne fanno una delle zone geologicamente più attive. Si tratta di un sistema dinamico, un po' come se respirasse. Ecco perché mi piace chiamarla caldera viva. Nel cuore di queste super eruzioni si pensa ci sia un pennacchio di mantello e un flusso di rocce fuse che sorge dalle profondità della Terra e spinge verso la superficie. Ma nessuno ne ha certezza. Così, usando dispositivi molto sensibili, gli scienziati hanno raccolto dati dai terremoti di tutto il mondo, arrivando a creare la prima immagine in 3D dello Yellowstone. Abbiamo posizionato una serie di sismografi ad alta risoluzione, pari a quella che si ottiene con una TAC. E abbiamo notato il distacco di questa coda a 150 km verso nord-ovest, che punta in superficie da 600 km di profondità. Il magma dello Yellowstone ha origine a 724 km sotto la superficie, ma non direttamente sotto il parco, bensì a 240 km di distanza tra il Montana e l'Idaho. È una caratteristica inaspettata e non la si trova indicata in nessun libro di testo. I ricercatori continuano le indagini, ma gli scienziati hanno capito di sapere davvero poco sul vulcano. Poiché nessun uomo ha mai visto un'eruzione di questa grandezza, la sfida è scoprire esattamente come funziona. Ma una cosa è certa. Se lo Yellowstone eruttasse di nuovo, il flusso piroclastico distruggerebbe qualsiasi cosa nei dintorni. E la nuvola di cenere potrebbe ricoprire il pianeta. Prevedere questa eruzione è una questione di vita o di morte. Yellowstone. Le sue bellezze naturali potrebbero in futuro trasformarsi in un incubo. Con pochissimo preavviso, il gigantesco vulcano potrebbe risvegliarsi e esplodere, mettendo a rischio l'intero pianeta. A differenza di molti disastri come i tornado o gli uragani, che hanno durata breve e sono localizzati, una grande eruzione avrebbe delle conseguenze globali per anni. I suoi effetti potrebbero essere paragonati a quelli di un grande asteroide. Per molto tempo la storia della Terra è stata caratterizzata da cambiamenti graduali, lenti, in periodi di tempo lunghi. Ora abbiamo capito che in qualunque momento dal cielo potrebbe arrivare qualcosa di catastrofico. Molti scienziati credono che sia stato un asteroide a causare la sparizione dei dinosauri 65 milioni di anni fa. Alcune nuove scoperte suggeriscono che anche i vulcani possono causare devastazioni planetarie. Uno di essi, alimentato dai punti caldi di Yellowstone, ha dato origine a una vera e propria estinzione di massa. 12 milioni di anni fa la fauna in Nebraska era uguale a quella presente oggi in Africa. C'erano elefanti, rinoceronti, cammelli, cavalli imparentati con le zebre e tante altre creature che oggi non ci sono più. Le loro ossa scoperte nel nord del Nebraska raccontano la penosa storia delle conseguenze dell'eruzione dello Yellowstone. Sono state trovate sepolte sotto diversi metri di cenere e detriti vulcanici. All'inizio pensavamo che forse queste creature erano state sepolte vive dalla cenere, come gli abitanti di Pompei. Ma guardando più da vicino, abbiamo trovato un'altra spiegazione. Le ossa fossili mostrano segni di strane malattie. Un indizio sulla causa della loro morte. C'era una crescita abnorme delle ossa, sia a livello delle gambe che delle mandibole. La strana crescita ossea è un sintomo chiave della sindrome di Pierre-Marie, una rara malattia causata dalla respirazione di molta cenere. Ecco la mandibola di un cammello raccolta nei sedimenti di cenere. Questo osso è sano, è un osso fossile normale. Ma si può vedere il punto dove finisce la zona sana e comincia una nuova crescita. Proprio qui si nota il colore diverso e anche la grana. Assomiglia a una spugna. E questa è la tipica caratteristica diagnosticata in caso di sindrome di Pierre-Marie. Secondo Voorhis, è la cenere proveniente dai punti caldi dello Yellowstone a provocare la malattia.
La cenere vulcanica altro non è se non piccoli pezzi di vetro. Eccola qui, ne guardiamo un campione. Spesso si dice sia roccia polverizzata, ma la ragione per cui brilla è proprio perché è fatta di frammenti di vetro. Durante la supereruzione, la tremenda pressione causa l'esplosione delle rocce fuse e le trasforma in piccoli pezzi di vetro che vengono trasportati dal vento a molti chilometri di distanza. Appena la cenere vulcanica si deposita, tutto il territorio per migliaia e migliaia di chilometri quadrati si ricopre di questa sottile polvere e ogni passo che questi animali fanno solleva una nuvola di cenere che essi continuano a respirare giorno dopo giorno. Quindi ciò che pensiamo sia accaduto è che questi animali abbiano respirato notte e giorno questa miscela di materiali vetrosi molto sottili, fino a che i loro polmoni si sono gradualmente riempiti. Molti degli animali della piana del Nebraska vengono soffocati dalla cenere entro una settimana dall'eruzione. La causa è un vulcano lontano. I vulcani possono uccidere a grande distanza. Non avrei mai pensato che un cratere distante chilometri potesse causare una moria di massa, ma i depositi mi hanno convinto. Più recentemente, nel 1815, l'eruzione dell'isola indonesiana di Tambora dimostra che la cenere può uccidere indirettamente a causa di drammatici cambiamenti climatici. 50 volte più grande del Monte St. Helens, l'impatto del Tambora è travolgente. L'eruzione distrugge 1200 metri di montagna. 150 milioni di tonnellate di detriti vengono espulsi nell'atmosfera e sono visibili a grande distanza. La nuvola si spostò sull'India oscurando il cielo e causando l'abbassamento della temperatura che scese sotto lo zero. Ci vuole quasi un anno perché la cenere si sparga sul resto del pianeta e quando accade il risultato è sconcertante. Un quotidiano del New England del 1816 scrive: neve e grandine hanno cominciato a cadere intorno alle 10 del mattino e la tempesta è continuata fino a sera, accompagnata da un vento vivace. Era il 15 giugno. In molte zone, soprattutto a est, in pratica non ci fu estate, bensì ghiaccio e neve in giugno, luglio e agosto. Dovettero ripiantare i raccolti perché quelli precedenti erano distrutti. L'inconsueto tempo rigido raggiunge l'Europa, a 14.000 chilometri dal Tambora, e getta tutti nel caos. L'ultima carestia globale registrata in Europa risale proprio al 1816. Non è mai più accaduto ed è quasi certamente legata all'eruzione del vulcano indonesiano. Ma l'eruzione del Tambora non assomiglia nemmeno vagamente alla furia dello Yellowstone. L'eruzione del Tambora è inferiore di 50-100 volte la grande eruzione di un supervulcano come lo Yellowstone. L'eruzione del Monte Pinatubo nel 1991 nelle Filippine è ancora più piccola e divora tutti i villaggi nell'arco di 300 chilometri. Malgrado le sue modeste dimensioni, altera il clima e viene messa in relazione agli uragani Andrew e Iniki. Dopo l'eruzione del Pinatubo e quale sua conseguenza, la temperatura globale cambiò in modo misurabile. Era nell'ordine di almeno 2 gradi lungo tutto l'anno. Sebbene possa sembrare un valore trascurabile, un cambiamento della temperatura globale di 2 gradi per un lungo periodo di tempo può creare tempeste particolarmente forti e distruggere tutto. L'eruzione del Pinatubo è 100 volte più piccola dell'ultima supereruzione dello Yellowstone, ma ha effetti catastrofici su tutto il pianeta. Chissà cosa causerebbe lo Yellowstone. Nella storia geologica recente, solo la colossale eruzione del Toba nell'isola di Sumatra può essergli paragonata. È per questa eruzione che circa 70.000 anni fa la razza umana sfiora la distruzione. Il Toba è il più grande supervulcano conosciuto. Oggi c'è un grande lago chiamato Toba. In pratica è la voragine causata dall'eruzione. L'eruzione prosegue per 2 settimane e sparge 15 centimetri di cenere su tutto il continente indiano. Ma l'impatto peggiore viene registrato nelle zone più centrali del pianeta, in Africa.
Oggi si ritiene che negli anni dell'eruzione la comunità dei primi uomini venga catastroficamente ridotta. È un vero e proprio imbuto. La popolazione umana passa drammaticamente da centinaia di migliaia di individui a sole poche migliaia. Sappiamo che è accaduto qualcosa nella storia dell'umanità e della nostra specie che ha ridotto di moltissimo le variabili genetiche. E ora si discute su quali possano essere state le cause di un evento simile. Una possibilità è quella di una catastrofe accaduta 70.000 anni fa, come l'eruzione del supervulcano Toba, che spazzò via piante, animali e uomini, al punto da lasciarne solo pochi esemplari. L'enorme eruzione del Toba è 25 volte più grande di quella del Tambora e probabilmente causa un catastrofico cambiamento climatico. Le carote di ghiaccio suggeriscono che la temperatura media potrebbe essersi ridotta di 20 gradi per molti anni, probabilmente uccidendo la flora di tutto il pianeta e in particolare dell'Africa. Allora la nostra specie era proprio in Africa. E quindi l'evento ci influenzò direttamente. E in secondo luogo colpì la vegetazione, che non aveva mai conosciuto delle temperature così fredde, quindi non aveva sviluppato un sistema di adattamento. Le temperature gelide distruggono la maggior parte della flora africana e la conseguente scarsità di cibo decima buona parte della razza umana. È possibile che i 6,5 miliardi di persone che abitano oggi la Terra siano la diretta discendenza dei pochi sopravvissuti all'eruzione del Toba. Se una sola eruzione è abbastanza potente da distruggerci, cosa accadrebbe oggi con un supervulcano? Quando avviene una gigante eruzione, c'è ben poco che gli uomini possano fare. Per ora cerchiamo solo di capire. Ecco perché gli scienziati stanno studiando ogni dettaglio del vulcano Yellowstone. Ciò che scopriranno può essere la chiave della nostra sopravvivenza. Per molti di noi, il Parco Nazionale di Yellowstone è uno dei più grandi tesori naturali. Ma cosa c'è sotto la superficie che ne minaccia la distruzione? È molto difficile farsi un'idea chiara delle dimensioni di questa catastrofica eruzione. 640.000 anni fa, il supervulcano dello Yellowstone devasta la regione. Oggi gli scienziati monitorano i movimenti del suolo per determinare se e quando potrebbe accadere ancora. Non sappiamo cosa sia accaduto prima della supereruzione e quanto tempo abbiamo a disposizione prima che si verifichi di nuovo. Il sollevarsi del terreno, per esempio, può essere un'indicazione del magma sottostante, il segno di un pericolo possibile. Questi movimenti coinvolgono piccole porzioni di territorio e periodi di tempo molto lunghi. Gli scienziati hanno posizionato in tutto il parco 12 stazioni GPS che possono rilevare i movimenti del suolo entro i 6 mm. Intanto i geologi guardano dall'alto. In questo caso usiamo i satelliti per scattare una foto del suolo e dei suoi movimenti nel tempo. Poi compariamo due passaggi del satellite che avvengono a distanza anche di un anno e tracciamo una mappa delle differenze tra i due. Con questi strumenti i geologi sono riusciti a documentare i cambiamenti della caldera e il suo costante salire e scendere nel tempo. Secondo i dati recenti del satellite, il suolo si è sollevato. Per ora abbiamo osservato un sollevamento a una velocità di circa 6-8 centimetri all'anno. È molto elevata. Il sollevamento più drammatico è a nord del lago Yellowstone, nella zona che i geologi chiamano cupola risorgente. All'interno della caldera si vede una zona arancione. È la cupola risorgente, ovvero la zona che si eleva mentre la caldera si sta avvallando. Secondo i geologi, queste due zone si sono sollevate a causa della camera magmatica quando la caldera si è formata. Ritengono che le cupole contengano ancora magma all'interno, che appunto le sorregge. Ma non ne sono sicuri, per ora. Abbiamo già visto il modello del pennacchio di mantello,
Il canale attraverso cui le rocce fuse dal nucleo della Terra raggiungono la camera magmatica sulla sommità. Usando dati simili, i geologi hanno creato questa illustrazione in tre dimensioni di quando la camera è sotto la caldera. Questa immagine tridimensionale è una sorta di TAC della Terra e ci dà un'idea di ciò che pensiamo sia il sistema magmatico che muove lo Yellowstone. Si pensa che questa camera a forma di U contenga circa 1250 km cubi di rocce parzialmente fuse, 100 volte più grande di quella del Pinatubo, e a soli 8 km sotto la superficie. Ma ancora più importante, la zona del sollevamento più preoccupante ripresa dai satelliti è in coincidenza di una delle creste della camera e suggerisce che quest'ultima si stia espandendo, spingendo contro la superficie. Un'altra area in cui il terreno appare chiaramente deformato è vicina al bacino del Geyser Norris, il più caldo e il più instabile bacino termale del parco. Il bacino del Geyser Norris è una delle zone ipotermali più dinamiche dello Yellowstone. È sempre in continuo cambiamento. Alcuni anni fa le immagini del satellite mostrano il più grande sollevamento della zona. Più recentemente, esso sembra aver cominciato ad avvallarsi. Non è proprio dentro la caldera dello Yellowstone, ma è comunque una delle zone termiche a temperatura maggiore. È possibile che sotto vi passi un'estensione del magma. Il bacino è imprevedibile a causa del magma e anche di un'altra componente chiave dei vulcani, i terremoti. I terremoti sono in pratica il centro vitale del sistema. Essi sono parte integrante dell'attività che costruisce le montagne e i vulcani stessi. Proprio come il fuoco e il fumo, i vulcani e i terremoti si tengono per mano. La pressione del magma che può esplodere all'interno del vulcano obbliga il terreno a spostarsi, causando i terremoti. Essi possono essere i segnali spia di un'eruzione. Gli eventi premonitori di un'eruzione vulcanica sono i fenomeni sismici e la deformazione del terreno. In questo modello computerizzato, ogni punto rosso rappresenta un sisma. Di solito ogni anno in tutto il parco vengono rilevati centinaia di terremoti. Ultimamente questi sono avvenuti soprattutto in due zone specifiche. Come vediamo, c'è una concentrazione di terremoti nella zona nord del parco che si propaga verso il basso, verso la faglia del Teton. Ciò che interessa ai geologi è quando l'epicentro di un'attività sismica sconfina in una zona in cui il terreno è instabile. Nel bacino del Geyser Norris sembra stia accadendo proprio questo. Ci sono decine di queste faglie. Quando il magma comincia a muoversi risalendo verso l'alto, il terreno comincerà a innalzarsi e a spaccarsi, dando origine a un terremoto. Il timore è che le falde delle zone sismiche possano rompersi a causa della pressione del magma sottostante, causando un'eruzione. I geologi stanno anche osservando i geyser e le pozze di fango, cercando i segni di un cambiamento drastico della temperatura e della composizione chimica. Tutte cose che possono indicare un maggior movimento del magma. Ma al momento non sembra esserci un'eruzione imminente. Se le temperature dell'acqua aumentano però, il terreno si gonfierà, tremerà e potrebbe verificarsi un'altra esplosione. Comunque oggi i geologi sono abbastanza preparati per individuare i segnali con un anticipo di alcune settimane, forse di mesi, prima che si verifichi un evento sismico. Ma predire il momento preciso di un'eruzione è tutt'altro che semplice. Gli esperti si sono spesso sbagliati. Come è accaduto anche allo Yellowstone, c'erano delle protuberanze, c'erano vibrazioni, un aumento dell'attività sismica, tutte cose che è giusto ci siano e che fanno prevedere guai. E poi... niente. Ecco dove risiede il problema. E tutto quello che si può fare è monitorare il vulcano. Ma non è abbastanza per predire una possibile eruzione. Il Monte St. Helens era il vulcano più osservato della storia ed è esploso prima che la zona potesse essere evacuata, uccidendo 56 persone. Allo Yellowstone un'eruzione metterebbe a rischio molte vite.
Dobbiamo tener presente che in estate nello Yellowstone e nel Teton ogni notte dormono circa 100.000 persone. È l'equivalente di una comunità di una cittadina moderna raccolta in una zona di eruzioni potenziali. Quindi il rischio è abbastanza alto. Allo Yellowstone ci troviamo in pratica sull'orlo di un precipizio. E la questione non è se erutterà, ma come e quando. Non c'è niente che si possa fare. Se vuole esplodere, esploderà. E i suoi effetti sulla civiltà saranno estremi. Forse non siamo in grado di prevedere un'eruzione, ma quando le rocce si fonderanno e cominceranno a muoversi verso la superficie, i dati scientifici ci avvertiranno in tempo. Per ora, usando dati storici, modelli e la più avanzata tecnologia, possiamo simulare la devastazione che seguirebbe all'eruzione di questo gigantesco vulcano. Per 70.000 anni, il vulcano dello Yellowstone è rimasto tranquillo. Ma presto o tardi la sua camera magmatica lentamente si riempirà di milioni di tonnellate di rocce fuse. I gas pressurizzati spingeranno verso la superficie. Una delle regole della geologia dice: se è accaduto in passato, accadrà di nuovo. Sappiamo che prima o poi ci sarà un'altra grande eruzione e probabilmente avrà effetti catastrofici. Usando dei modelli computerizzati e alcune informazioni scientifiche, si può avere un'idea di cosa accadrebbe se il più grande vulcano del Nord America eruttasse. Se si verificasse un'eruzione, non c'è dubbio che parte del nord-ovest degli Stati Uniti sarebbe completamente devastato. Sarebbe la fine. Tutto verrebbe bruciato, annientato. La prima indicazione dell'inizio di un'eruzione sarebbe un rombante frastuono sotto i nostri piedi. Si comincia con decine di piccoli terremoti. Il terreno si gonfia per via della pressione delle acque calde che si espandono e dei gas e del magma che si solleva. Lungo i bordi della caldera le scosse aumentano di intensità. I turisti vengono allontanati dal parco. Le autorità inviano un avvertimento a tutte le città presenti in un raggio di 160 km, ovvero la zona a rischio. Le città di Bozeman, in Montana, e Cody, Wyoming, si preparano al peggio. In tutto il parco, nuove spaccature nel terreno creano geyser che sparano acqua bollente a getto continuo. Le scosse sismiche creerebbero spaccature per la fuoriuscita del magma. Turisti e personale del parco devono affrettarsi cercando di raggiungere una distanza di sicurezza a 160 km di distanza. Ma non hanno abbastanza tempo. La lava comincia ad apparire colando dalle spaccature sulla superficie. Poi vapore e cenere esplodono a centinaia di metri verso il cielo. Una fuoriuscita che però non riduce affatto la pressione. Il magma contiene moltissimo gas e anche se si depressurizzasse rapidamente, ci sarebbe un'esplosione e si verificherebbe un'eruzione molto forte. A 8 km sotto la superficie le rocce fuse calde a 200 gradi esplodono. La crosta si solleverebbe, si vedrebbero flussi di lava ovunque e non ci sarebbe luogo dove scappare. Come un uragano di cenere, i flussi piroclastici squarciano il suolo a 160 km all'ora. Per coloro che hanno lasciato il parco nell'ultima mezz'ora, il destino è segnato. A 80 km di distanza, i 30.000 residenti di Bozeman, nel Montana, vedono con orrore pennacchi di cenere. Se conoscono un po' il passato, sanno di avere pochissimo tempo prima che la città sia devastata. I flussi piroclastici potrebbero allontanarsi anche di 80 o 160 km dal vulcano e li vedresti avanzare passo dopo passo fino ad arrivare lì dove sei tu. In tutta la regione gli effetti sarebbero devastanti. Tutto verrebbe annientato, senza possibilità di salvezza. Il cielo comincia a farsi scuro
e le nuvole di cenere oscurano il sole. Il materiale esploderebbe violentemente, fuoriuscendo dalla crosta a velocità supersonica. I materiali più sottili verrebbero lanciati a 20 km nell'atmosfera. Poi comincia una seconda eruzione dall'altra parte della caldera. E poi ancora un'altra. Non è più una semplice eruzione vulcanica. Proprio come è accaduto centinaia di migliaia di anni fa, diventerebbe l'eruzione più grande mai conosciuta dall'uomo. Il calderone di magma butta fuori 1 milione di tonnellate di rocce fuse a migliaia di metri nell'atmosfera, mentre le bocche continuano a eruttare. La cenere rovente e i detriti distruggono ogni cosa. Con così poco preavviso, quasi 400.000 persone sono a rischio. E il peggio deve ancora arrivare. I materiali ricadrebbero sulla superficie della Terra. E intorno allo Yellowstone la cenere avrebbe uno spessore di 3-9 metri. Un luminoso pomeriggio estivo si trasforma in una notte tempestosa e nevosa. Il peso della cenere caduta fa crollare i tetti del Wyoming, dell'Idaho, dello Utah, uccidendo migliaia di persone. Una nuvola di cenere 1000 volte più grande di quella del Monte St. Helens viene sospinta dal vento. Ci sarebbe così tanta cenere nell'atmosfera e verrebbe distribuita così bene che causerebbe anche il blocco del traffico aereo, non solo nella zona dell'eruzione, ma ovunque. La cenere finirebbe nei motori dei jet e diventerebbe ceramica, ricoprendo il motore stesso. E sappiamo bene cosa succede agli aerei che perdono potenza e cadono in picchiata, mentre i piloti cercano di fare di tutto per riaccendere i motori. Quando la nuvola di cenere raggiunge l'atmosfera superiore, gli aerei devono rimanere a terra. Poi comincia la fase letale dell'eruzione. Ci sono molti modi in cui si può morire per un'eruzione piroclastica. Uno di essi è inalare i materiali e inalare quindi pezzi di vetro affilato che attaccherebbero i polmoni e poi attaccherebbero le ossa e ti ucciderebbero dall'interno. A tutta la popolazione vengono fornite maschere di protezione per la cenere. Ma gli animali da allevamento non hanno scampo. Entro alcune settimane, gran parte del bestiame, così come è accaduto agli animali del Nebraska di 12 milioni di anni prima, muore. La cenere vulcanica seppellisce la maggior parte dei campi. Non si può far crescere niente in questa cenere, perché la cenere vulcanica fresca è sterile, proprio come è accaduto con il Monte St. Helens subito dopo l'eruzione. Le riserve di grano verrebbero spazzate via. E gli effetti potrebbero durare anni. Riprendersi richiederebbe tempo. E nel frattempo il cibo, chissà. Milioni di persone potrebbero morire per carestia. Moltissimi altri soffrirebbero per via della nuvola di cenere che, trasportata per tutto il pianeta, cambierebbe drammaticamente il clima. Credo che gli effetti climatici sarebbero peggiori di quanto l'uomo possa aver mai immaginato. L'eruzione del Toba suggerisce che le particelle di cenere rimarrebbero nell'atmosfera per 6 anni, raffreddando il pianeta. Questo potrebbe significare neve a giugno, gelo ad agosto e nessun raccolto per molti anni. Immaginate 6 anni senza una stagione di raccolti. Cosa significherebbe? È facile prevedere un periodo di grandi difficoltà, dove la civiltà verrebbe violentemente riportata all'origine. Potrebbero essere le peggiori condizioni che gli esseri umani abbiano mai vissuto. Forse non accadrà per migliaia di anni ancora, ma un giorno la storia si ripeterà. La caldera addormentata dello Yellowstone si risveglierà e il pianeta vivrà una catastrofe. Si spera che per allora saremo preparati e se non sarà così, sarà uno dei più grandi disastri della natura. Più studiato al mondo.
E i suoi terremoti, i geyser e la grande camera magmatica ne fanno una delle zone geologicamente più attive. Si tratta di un sistema dinamico, un po' come se respirasse. Ecco perché mi piace chiamarla caldera viva. Nel cuore di queste super eruzioni si pensa ci sia un pennacchio di mantello e un flusso di rocce fuse che sorge dalle profondità della Terra e spinge verso la superficie. Ma nessuno ne ha certezza. Così, usando dispositivi molto sensibili, gli scienziati hanno raccolto dati dai terremoti di tutto il mondo, arrivando a creare la prima immagine in 3D dello Yellowstone. Abbiamo posizionato una serie di sismografi ad alta risoluzione, pari a quella che si ottiene con una TAC. E abbiamo notato il distacco di questa coda a 150 km verso nord-ovest, che punta in superficie da 600 km di profondità. Il magma dello Yellowstone ha origine a 724 km sotto la superficie, ma non direttamente sotto il parco, bensì a 240 km di distanza tra il Montana e l'Idaho. È una caratteristica inaspettata e non la si trova indicata in nessun libro di testo. I ricercatori continuano le indagini, ma gli scienziati hanno capito di sapere davvero poco sul vulcano. Poiché nessun uomo ha mai visto un'eruzione di questa grandezza, la sfida è scoprire esattamente come funziona. Ma una cosa è certa. Se lo Yellowstone eruttasse di nuovo, il flusso piroclastico distruggerebbe qualsiasi cosa nei dintorni. E la nuvola di cenere potrebbe ricoprire il pianeta. Prevedere questa eruzione è una questione di vita o di morte. Yellowstone. Le sue bellezze naturali potrebbero in futuro trasformarsi in un incubo. Con pochissimo preavviso, il gigantesco vulcano potrebbe risvegliarsi e esplodere, mettendo a rischio l'intero pianeta. A differenza di molti disastri come i tornado o gli uragani, che hanno durata breve e sono localizzati, una grande eruzione avrebbe delle conseguenze globali per anni. I suoi effetti potrebbero essere paragonati a quelli di un grande asteroide. Per molto tempo la storia della Terra è stata caratterizzata da cambiamenti graduali, lenti, in periodi di tempo lunghi. Ora abbiamo capito che in qualunque momento dal cielo potrebbe arrivare qualcosa di catastrofico. Molti scienziati credono che sia stato un asteroide a causare la sparizione dei dinosauri 65 milioni di anni fa. Alcune nuove scoperte suggeriscono che anche i vulcani possono causare devastazioni planetarie. Uno di essi, alimentato dai punti caldi di Yellowstone, ha dato origine a una vera e propria estinzione di massa. 12 milioni di anni fa la fauna in Nebraska era uguale a quella presente oggi in Africa. C'erano elefanti, rinoceronti, cammelli, cavalli imparentati con le zebre e tante altre creature che oggi non ci sono più. Le loro ossa scoperte nel nord del Nebraska raccontano la penosa storia delle conseguenze dell'eruzione dello Yellowstone. Sono state trovate sepolte sotto diversi metri di cenere e detriti vulcanici. All'inizio pensavamo che forse queste creature erano state sepolte vive dalla cenere, come gli abitanti di Pompei. Ma guardando più da vicino, abbiamo trovato un'altra spiegazione. Le ossa fossili mostrano segni di strane malattie. Un indizio sulla causa della loro morte. C'era una crescita abnorme delle ossa, sia a livello delle gambe che delle mandibole. La strana crescita ossea è un sintomo chiave della sindrome di Pierre-Marie, una rara malattia causata dalla respirazione di molta cenere. Ecco la mandibola di un cammello raccolta nei sedimenti di cenere. Questo osso è sano, è un osso fossile normale. Ma si può vedere il punto dove finisce la zona sana e comincia una nuova crescita. Proprio qui si nota il colore diverso e anche la grana. Assomiglia a una spugna e questa è la tipica caratteristica diagnosticata in caso di sindrome di Pierre-Marie. Secondo Voorhis, è la cenere proveniente dai punti caldi dello Yellowstone a provocare la malattia.
La cenere vulcanica altro non è se non piccoli pezzi di vetro. Eccola qui, ne guardiamo un campione. Spesso si dice sia roccia polverizzata, ma la ragione per cui brilla è proprio perché è fatta di frammenti di vetro. Durante la supereruzione, la tremenda pressione causa l'esplosione delle rocce fuse e le trasforma in piccoli pezzi di vetro che vengono trasportati dal vento a molti chilometri di distanza. Appena la cenere vulcanica si deposita, tutto il territorio per migliaia e migliaia di chilometri quadrati si ricopre di questa sottile polvere e ogni passo che questi animali fanno solleva una nuvola di cenere che essi continuano a respirare giorno dopo giorno. Quindi ciò che pensiamo sia accaduto è che questi animali abbiano respirato notte e giorno questa miscela di materiali vetrosi molto sottili, fino a che i loro polmoni si sono gradualmente riempiti. Molti degli animali della piana del Nebraska vengono soffocati dalla cenere entro una settimana dall'eruzione. La causa è un vulcano lontano. I vulcani possono uccidere a grande distanza. Non avrei mai pensato che un cratere distante chilometri potesse causare una moria di massa, ma i depositi mi hanno convinto. Più recentemente, nel 1815, l'eruzione dell'isola indonesiana di Tambora dimostra che la cenere può uccidere indirettamente a causa di drammatici cambiamenti climatici. 50 volte più grande del Monte St. Helens, l'impatto del Tambora è travolgente. L'eruzione distrugge 1200 metri di montagna. 150 milioni di tonnellate di detriti vengono espulsi nell'atmosfera e sono visibili a grande distanza. La nuvola si spostò sull'India oscurando il cielo e causando l'abbassamento della temperatura che scese sotto lo zero. Ci vuole quasi un anno perché la cenere si sparga sul resto del pianeta e quando accade il risultato è sconcertante. Un quotidiano del New England del 1816 scrive: neve e grandine hanno cominciato a cadere intorno alle 10 del mattino e la tempesta è continuata fino a sera, accompagnata da un vento vivace. Era il 15 giugno. In molte zone, soprattutto a est, in pratica non ci fu estate, bensì ghiaccio e neve in giugno, luglio e agosto. Dovettero ripiantare i raccolti perché quelli precedenti erano distrutti. L'inconsueto tempo rigido raggiunge l'Europa, a 14.000 chilometri dal Tambora, e getta tutti nel caos. L'ultima carestia globale registrata in Europa risale proprio al 1816. Non è mai più accaduto ed è quasi certamente legata all'eruzione del vulcano indonesiano. Ma l'eruzione del Tambora non assomiglia nemmeno vagamente alla furia dello Yellowstone. L'eruzione del Tambora è inferiore di 50-100 volte la grande eruzione di un supervulcano come lo Yellowstone. L'eruzione del Monte Pinatubo nel 1991 nelle Filippine è ancora più piccola e divora tutti i villaggi nell'arco di 300 chilometri. Malgrado le sue modeste dimensioni, altera il clima e viene messa in relazione agli uragani Andrew e Iniki. Dopo l'eruzione del Pinatubo e quale sua conseguenza, la temperatura globale cambiò in modo misurabile. Era nell'ordine di almeno 2 gradi lungo tutto l'anno. Sebbene possa sembrare un valore trascurabile, un cambiamento della temperatura globale di 2 gradi per un lungo periodo di tempo può creare tempeste particolarmente forti e distruggere tutto. L'eruzione del Pinatubo è 100 volte più piccola dell'ultima supereruzione dello Yellowstone, ma ha effetti catastrofici su tutto il pianeta. Chissà cosa causerebbe lo Yellowstone. Nella storia geologica recente, solo la colossale eruzione del Toba nell'isola di Sumatra può essergli paragonata. È per questa eruzione che circa 70.000 anni fa la razza umana sfiora la distruzione. Il Toba è il più grande supervulcano conosciuto. Oggi c'è un grande lago chiamato Toba. In pratica è la voragine causata dall'eruzione. L'eruzione prosegue per 2 settimane e sparge 15 centimetri di cenere su tutto il continente indiano. Ma l'impatto peggiore viene registrato nelle zone più centrali del pianeta, in Africa.
Oggi si ritiene che negli anni dell'eruzione la comunità dei primi uomini venga catastroficamente ridotta. È un vero e proprio imbuto. La popolazione umana passa drammaticamente da centinaia di migliaia di individui a sole poche migliaia. Sappiamo che è accaduto qualcosa nella storia dell'umanità e della nostra specie che ha ridotto di moltissimo le variabili genetiche. E ora si discute su quali possano essere state le cause di un evento simile. Una possibilità è quella di una catastrofe accaduta 70.000 anni fa, come l'eruzione del supervulcano Toba, che spazzò via piante, animali e uomini, al punto da lasciarne solo pochi esemplari. L'enorme eruzione del Toba è 25 volte più grande di quella del Tambora. E probabilmente causa un catastrofico cambiamento climatico. Le carote di ghiaccio suggeriscono che la temperatura media potrebbe essersi ridotta di 20 gradi per molti anni, probabilmente uccidendo la flora di tutto il pianeta, e in particolare dell'Africa. Allora la nostra specie era proprio in Africa. E quindi l'evento ci influenzò direttamente. E in secondo luogo colpì la vegetazione, che non aveva mai conosciuto delle temperature così fredde, quindi non aveva sviluppato un sistema di adattamento. Le temperature gelide distruggono la maggior parte della flora africana e la conseguente scarsità di cibo decima buona parte della razza umana. È possibile che i 6,5 miliardi di persone che abitano oggi la Terra siano la diretta discendenza dei pochi sopravvissuti all'eruzione del Toba. Se una sola eruzione è abbastanza potente da distruggerci, cosa accadrebbe oggi con un supervulcano? Quando avviene una gigante eruzione, c'è ben poco che gli uomini possano fare. Per ora cerchiamo solo di capire. Ecco perché gli scienziati stanno studiando ogni dettaglio del vulcano Yellowstone. Ciò che scopriranno può essere la chiave della nostra sopravvivenza. Per molti di noi, il Parco Nazionale di Yellowstone è uno dei più grandi tesori naturali. Ma cosa c'è sotto la superficie che ne minaccia la distruzione? È molto difficile farsi un'idea chiara delle dimensioni di questa catastrofica eruzione. 640.000 anni fa, il supervulcano dello Yellowstone devasta la regione. Oggi gli scienziati monitorano i movimenti del suolo per determinare se e quando potrebbe accadere ancora. Non sappiamo cosa sia accaduto prima della supereruzione e quanto tempo abbiamo a disposizione prima che si verifichi di nuovo. Il sollevarsi del terreno, per esempio, può essere un'indicazione del magma sottostante, il segno di un pericolo possibile. Questi movimenti coinvolgono piccole porzioni di territorio e periodi di tempo molto lunghi. Gli scienziati hanno posizionato in tutto il parco 12 stazioni GPS che possono rilevare i movimenti del suolo entro i 6 mm. Intanto i geologi guardano dall'alto. In questo caso usiamo i satelliti per scattare una foto del suolo e dei suoi movimenti nel tempo. Poi compariamo due passaggi del satellite che avvengono a distanza anche di un anno e tracciamo una mappa delle differenze tra i due. Con questi strumenti i geologi sono riusciti a documentare i cambiamenti della caldera e il suo costante salire e scendere nel tempo. Secondo i dati recenti del satellite, il suolo si è sollevato. Per ora abbiamo osservato un sollevamento a una velocità di circa 6-8 centimetri all'anno. È molto elevato. Il sollevamento più drammatico è a nord del lago Yellowstone, nella zona che i geologi chiamano cupola risorgente. All'interno della caldera si vede una zona arancione. È la cupola risorgente, ovvero la zona che si eleva mentre la caldera si sta avvallando. Secondo i geologi, queste due zone si sono sollevate a causa della camera magmatica quando la caldera si è formata. Ritengono che le cupole contengano ancora magma all'interno, che appunto le sorregge. Ma non ne sono sicuri, per ora. Abbiamo già visto il modello del pennacchio di mantello,
Il canale attraverso cui le rocce fuse dal nucleo della Terra raggiungono la camera magmatica sulla sommità. Usando dati simili, i geologi hanno creato questa illustrazione in tre dimensioni di quando la camera è sotto la caldera. Questa immagine tridimensionale è una sorta di TAC della Terra e ci dà un'idea di ciò che pensiamo sia il sistema magmatico che muove lo Yellowstone. Si pensa che questa camera a forma di U contenga circa 1250 km cubi di rocce parzialmente fuse, 100 volte più grande di quella del Pinatubo, e a soli 8 km sotto la superficie. Ma ancora più importante, la zona del sollevamento più preoccupante ripresa dai satelliti è in coincidenza di una delle creste della camera e suggerisce che quest'ultima si stia espandendo, spingendo contro la superficie. Un'altra area in cui il terreno appare chiaramente deformato è vicina al bacino del Geyser Norris, il più caldo e il più instabile bacino termale del parco. Il bacino del Geyser Norris è una delle zone ipotermali più dinamiche dello Yellowstone. È sempre in continuo cambiamento. Alcuni anni fa le immagini del satellite mostrano il più grande sollevamento della zona. Più recentemente, esso sembra aver cominciato ad avvallarsi. Non è proprio dentro la caldera dello Yellowstone, ma è comunque una delle zone termiche a temperatura maggiore. È possibile che sotto vi passi un'estensione del magma. Il bacino è imprevedibile a causa del magma e anche di un'altra componente chiave dei vulcani, i terremoti. I terremoti sono in pratica il centro vitale del sistema. Essi sono parte integrante dell'attività che costruisce le montagne e i vulcani stessi. Proprio come il fuoco e il fumo, i vulcani e i terremoti si tengono per mano. La pressione del magma che può esplodere all'interno del vulcano obbliga il terreno a spostarsi, causando i terremoti. Essi possono essere i segnali spia di un'eruzione. Gli eventi premonitori di un'eruzione vulcanica sono i fenomeni sismici e la deformazione del terreno. In questo modello computerizzato, ogni punto rosso rappresenta un sisma. Di solito ogni anno in tutto il parco vengono rilevati centinaia di terremoti. Ultimamente questi sono avvenuti soprattutto in due zone specifiche. Come vediamo, c'è una concentrazione di terremoti nella zona nord del parco che si propaga verso il basso, verso la faglia del Teton. Ciò che interessa ai geologi è quando l'epicentro di un'attività sismica sconfina in una zona in cui il terreno è instabile. Nel bacino del Geyser Norris sembra stia accadendo proprio questo. Ci sono decine di queste faglie. Quando il magma comincia a muoversi risalendo verso l'alto, il terreno comincerà a innalzarsi e a spaccarsi, dando origine a un terremoto. Il timore è che le falde delle zone sismiche possano rompersi a causa della pressione del magma sottostante, causando un'eruzione. I geologi stanno anche osservando i geyser e le pozze di fango, cercando i segni di un cambiamento drastico della temperatura e della composizione chimica. Tutte cose che possono indicare un maggior movimento del magma. Ma al momento non sembra esserci un'eruzione imminente. Se le temperature dell'acqua aumentano però, il terreno si gonfierà, tremerà e potrebbe verificarsi un'altra esplosione. Comunque oggi i geologi sono abbastanza preparati per individuare i segnali con un anticipo di alcune settimane, forse di mesi, prima che si verifichi un evento sismico. Ma predire il momento preciso di un'eruzione è tutt'altro che semplice. Gli esperti si sono spesso sbagliati. Come è accaduto anche allo Yellowstone, c'erano delle protuberanze, c'erano vibrazioni, un aumento dell'attività sismica, tutte cose che è giusto ci siano e che fanno prevedere guai. E poi... niente. Ecco dove risiede il problema. E tutto quello che si può fare è monitorare il vulcano. Ma non è abbastanza per predire una possibile eruzione. Il Monte St. Helens era il vulcano più osservato della storia ed è esploso prima che la zona potesse essere evacuata, uccidendo 56 persone. Allo Yellowstone un'eruzione metterebbe a rischio molte vite.
Dobbiamo tener presente che in estate nello Yellowstone e nel Teton ogni notte dormono circa 100.000 persone. È l'equivalente di una comunità di una cittadina moderna raccolta in una zona di eruzioni potenziali. Quindi il rischio è abbastanza alto. Allo Yellowstone ci troviamo in pratica sull'orlo di un precipizio. E la questione non è se erutterà, ma come e quando. Non c'è niente che si possa fare. Se vuole esplodere, esploderà. E i suoi effetti sulla civiltà saranno estremi. Forse non siamo in grado di prevedere un'eruzione, ma quando le rocce si fonderanno e cominceranno a muoversi verso la superficie, i dati scientifici ci avvertiranno in tempo. Per ora, usando dati storici, modelli e la più avanzata tecnologia, possiamo simulare la devastazione che seguirebbe all'eruzione di questo gigantesco vulcano. Per 70.000 anni, il vulcano dello Yellowstone è rimasto tranquillo. Ma presto o tardi la sua camera magmatica lentamente si riempirà di milioni di tonnellate di rocce fuse. I gas pressurizzati spingeranno verso la superficie. Una delle regole della geologia dice: se è accaduto in passato, accadrà di nuovo. Sappiamo che prima o poi ci sarà un'altra grande eruzione e probabilmente avrà effetti catastrofici. Usando dei modelli computerizzati e alcune informazioni scientifiche, si può avere un'idea di cosa accadrebbe se il più grande vulcano del Nord America eruttasse. Se si verificasse un'eruzione, non c'è dubbio che parte del nord-ovest degli Stati Uniti sarebbe completamente devastato. Sarebbe la fine. Tutto verrebbe bruciato, annientato. La prima indicazione dell'inizio di un'eruzione sarebbe un rombante frastuono sotto i nostri piedi. Si comincia con decine di piccoli terremoti. Il terreno si gonfia per via della pressione delle acque calde che si espandono e dei gas e del magma che si solleva. Lungo i bordi della caldera le scosse aumentano di intensità. I turisti vengono allontanati dal parco. Le autorità inviano un avvertimento a tutte le città presenti in un raggio di 160 km, ovvero la zona a rischio. Le città di Bozeman, in Montana, e Cody, Wyoming, si preparano al peggio. In tutto il parco, nuove spaccature nel terreno. Yellowstone, il famoso parco nazionale, è casa di uno dei più grandi supervulcani del mondo. Sotto i geyser attende un'eruzione migliaia di volte maggiore di qualunque altra nella storia dell'umanità. È già successo. Meno di un milione di anni fa ha quasi devastato il continente e può accadere di nuovo. Si succederanno sicuramente molte eruzioni in quest'area. Non una sola, ma una serie di mostruose eruzioni. Milioni di volte più potenti della bomba atomica. Devastante, annienterebbe tutto. Che distruggeranno migliaia di chilometri quadrati di territorio e numerosissime vite. Sarà la fine, brucerà tutto. Stiamo per immergerci sottoterra per esplorare il vulcano e rivelare per la prima volta la fonte di questo potere, per scoprire cosa accadrà quando il gigante addormentato di Yellowstone si risveglierà. La danza dei geyser è uno degli spettacoli naturali più belli. Ecco perché milioni di visitatori ogni anno vengono nel più vecchio parco nazionale d'America, Yellowstone. La sua spettacolare bellezza ha ispirato nel 1872 il presidente Ulysses Grant perché questi 2 milioni di acri di natura selvaggia del nord del Wyoming venissero protetti. Le incredibili sorgenti calde, le pozze di fango ribollente, gli stagni soprannaturali e il geyser Old Faithful sono alcune delle più grandi meraviglie della natura. Ma
sotto questa bellezza primordiale una minaccia ribolle silenziosa. A 8 chilometri sotto cascate e montagne giace il cuore di un super vulcano, un calderone di roccia fusa della dimensione del Monte Everest. In milioni e milioni di anni si è riempito di lava fino al suo punto di rottura. Come una bomba con un timer nascosto, alla fine esploderà. Non sappiamo per quanto tempo se ne starà lì, tranquillo, prima di esplodere. Se prima o poi nel futuro dovesse eruttare, come è accaduto in passato, annienterebbe tutto entro 160 chilometri e distruggerebbe la vita del pianeta per anni. Il primo segnale sarà un'attività sismica crescente, poi la pressione delle rocce fuse comincerà ad aumentare e il terreno si solleverà. Nella zona dei geyser il suolo inizierà a deformarsi, prima piuttosto lentamente e poi in modo sempre più violento. La pressione nell'enorme caldera manderà in frantumi la superficie con un'esplosione 10 volte maggiore di quella del Monte St. Helens. Le nubi di cenere raggiungeranno i 24 chilometri di altezza. Un uragano di gas bollenti si spargerà ovunque. Sarà un fenomeno più grande di qualsiasi cosa l'uomo abbia mai sperimentato. Entro alcuni giorni comincerà una seconda eruzione, poi un'altra. Ben presto, mostruose esplosioni in un raggio di 80 chilometri proietteranno ovunque rocce fuse e gas roventi. Di certo, nell'arco di 160 chilometri da Yellowstone, non molto verrebbe risparmiato. Nell'atmosfera intanto la nube di gas ricoprirà il pianeta, abbassando enormemente le temperature, e l'agricoltura ne verrà sconvolta. Ma come facciamo a sapere se accadrà? La prova di eventi simili è scolpita nei sedimenti geologici dei supervulcani del passato. Ci sono 1500 vulcani sparsi in tutto il mondo. Ma i supervulcani, quelli cioè che hanno la potenza necessaria non solo per distruggere l'area circostante, ma per innescare un disastro globale, sono meno di 10. Lo Yellowstone è uno di questi. Pensate a una cosa 10.000 volte la dimensione del Monte St. Helens. Quasi inimmaginabile. A differenza dei normali vulcani, con i loro crateri posti sulla sommità del monte, lo Yellowstone ha una bocca così ampia da poter essere vista solo dall'alto. Ecco il bordo del cratere mostruoso chiamato Caldera, e che è collassato nella camera magmatica durante l'ultima grande eruzione. È abbastanza largo da contenere Los Angeles. È largo, tra i 50 e i 70 chilometri, più o meno la distanza che percorre un pendolare giornalmente. È solo l'ultima di 3 caldere enormi che si sono formate in 2 milioni di anni. La storia del vulcano di Yellowstone è segnata da 3 giganti eruzioni catastrofiche. Eventi di proporzioni mai viste nella storia umana. La prima eruzione diffonde circa 2500 chilometri cubi di materiale. In pratica, se si spargessero sopra il Texas, si otterrebbe uno strato con uno spessore di almeno 3,5 metri. La seconda grande eruzione è di 100 volte maggiore quella del Monte St. Helens ed è la più piccola tra quelle verificatesi allo Yellowstone. La più recente, conosciuta come torrente di lava, avviene 640.000 anni fa. A quel tempo i primi uomini devono ancora fare la loro comparsa. Strani animali preistorici si aggirano per il continente. Mentre 8 chilometri sotto la superficie, un'enorme massa di magma, grande 3 volte New York, comincia a bollire. Il movimento della roccia fusa provoca centinaia di migliaia di terremoti, tutti di elevatissima intensità. 1 milione di tonnellate di rocce fuse con una temperatura che sfiora i 980 gradi esercita pressione sulla superficie. Getti di acqua caldissima fuoriescono attraverso le crepe della crosta. Si formano centinaia di geyser su una superficie di più di 1300 km quadrati.
Le esplosioni sono il prodotto del meccanismo idrotermale e creano voragini del diametro di un chilometro. Ma questo è solo l'inizio e precede un evento di portata ben maggiore. Dopo giorni di terremoti e geyser sempre più frequenti, la pressione esercitata dal magma e dai gas bollenti non può più essere contenuta. Inizia l'ultima catastrofica eruzione. I materiali e parte del bordo della zona di rottura comincerebbero a fuoriuscire di lato. Prima ci sarebbe l'eruzione e poi un'esplosione. Con la potenza di una bomba all'idrogeno, una mostruosa nuvola di cenere rovente e di rocce fuse viene sparata nella stratosfera a velocità supersonica. I detriti più pesanti ricadono, trasformandosi in una colata enorme. Immaginate un uragano che produce cenere a una temperatura di 420 gradi, mista a pomice e gas roventi. Spazzerebbe via tutto. Per chilometri questi fiumi mortali di cenere distruggono tutto ciò che incontrano sul loro cammino. Si estendevano per decine di chilometri, ben oltre l'attuale Yellowstone, fin nell'Idaho e nella regione del Teton. Alcuni di questi materiali rifluirono verso il basso a coprire la Jackson Hole. Per giorni lo Yellowstone continua a lanciare in aria tonnellate di detriti vulcanici e a devastare i territori limitrofi. Poi all'interno della caldera avviene un'altra colossale esplosione. E poi un'altra. E ancora, eruzione dopo eruzione, il vulcano comincia a sparare lava e rocce. Di solito queste eruzioni cominciano da una singola bocca, che solo in seguito si amplia ramificandosi ovunque. L'eruzione ormai si è trasformata in una supereruzione. La sua devastazione si diffonde in tutto il mondo. L'ultima grande eruzione dello Yellowstone avviene 640.000 anni fa. Comincia con un singolo vulcano, ma presto si trasforma in una serie di eruzioni che esplodono con tutta la forza possibile. L'intera sequenza delle esplosioni che ha formato la caldera dello Yellowstone può aver richiesto 2 settimane. Il flusso piroclastico irrompe sulla superficie distruggendo migliaia di chilometri quadrati. Le nuvole di cenere si fondono in una colonna enorme che il vento spinge in tutto il paese, oscurando il cielo per chilometri. L'enorme caldera comincia a formarsi con l'eruzione dei materiali vulcanici. La furia della natura continua e centinaia di chilometri quadrati di montagne cadono per migliaia di metri nella cavità di magma. Le catene del Gallatin, del Madison, del Monte Washburn proseguivano a nord nella regione di Yellowstone e vennero distrutte. E con distrutte non intendo che andarono in frantumi nell'atmosfera, ma che ricaddero semplicemente nella caldera stessa, nella camera magmatica. Stiamo parlando di montagne alte anche 3600 metri, che a quel punto emergevano solo di 2500-2700 metri. Alla fine, dopo settimane di costante attività, lo Yellowstone sprofonda. Ma la devastazione non finirà qui. Sta per avere inizio un disastro globale. Milioni e milioni di tonnellate di cenere del vulcano vengono trasportate dal vento, seppellendo 5.000 chilometri quadrati di pianura e distruggendo quasi ogni forma di vita. La grande massa di cenere vulcanica lanciata nell'atmosfera si deposita a molti chilometri di distanza, spingendosi addirittura fino alla Louisiana e in alcuni stati lungo il fiume Mississippi. Le particelle più leggere rimangono in aria per più di un anno, abbassando le temperature in tutto l'emisfero. Esse agirono come un velo e impedirono il passaggio del sole, quindi il clima si raffreddò. Credo che non ci siano dubbi sul fatto che lo Yellowstone abbia provocato un cambiamento climatico. Abbiamo stimato almeno un abbassamento globale dai 3 ai 5 gradi, abbastanza grave.
5 gradi sono abbastanza per uccidere molte piante tropicali su tutto il pianeta. La cenere continua a fermare il sole e l'anno seguente gli animali muoiono per mancanza di cibo. Ci vogliono anni perché il pianeta si riprenda e perché il sole raggiunga di nuovo la superficie terrestre per far spuntare le piante e perché gli animali ripopolino il continente. Questa eruzione dello Yellowstone 640.000 anni fa ha cambiato il volto del Nord America. Ma non è l'unica ad aver colpito la zona. Oltre alle 3 caldere del parco dello Yellowstone, i geologi hanno scoperto una serie di eruzioni che risalgono a 16 milioni di anni fa. Ci sono state varie eruzioni vulcaniche simili a quella dello Yellowstone. Le caldere ci sono ancora, sia nella valle del fiume Snake che nell'Idaho e perfino in Nevada. A oggi sono state rintracciate più di 15 caldere dovute a 140 eruzioni. Si susseguono in un percorso che corre da nord-est a sud-est e sono un esempio di ciò che i geologi chiamano punto caldo, una porzione di mantello terrestre che contiene una grande sacca di rocce fuse. All'interno del mantello, sotto la superficie, ci sono zone di materiale totalmente fuso. Questo provoca un forte calore che si eleva verso la crosta, la fonde e crea delle camere magmatiche. Ogni tanto, quando la pressione sale, il magma si scava il proprio percorso e esplode. Ci sono 20 o 30 punti caldi su tutto il pianeta, in posti come le Hawaii e l'Islanda. L'attività vulcanica lì è continua. Le isole Hawaii, per esempio, si sono create una a una lungo millenni grazie a un vulcano sommerso. Sebbene sembri che il vulcano si sia mosso lungo la superficie della Terra, in verità la zona delle rocce fuse è rimasta relativamente stabile. È la crosta a essersi mossa. Lo stesso si può dire per i punti caldi di Yellowstone. Sopra le camere magmatiche, la piattaforma nordamericana scivola verso sud-ovest di circa 2,5 cm all'anno. A ogni nuova eruzione, un po' più a nord, si forma una caldera. Abbiamo trovato caldere dappertutto nel nord del Nevada ed è possibile che ci siano state anche 50 eruzioni grandi quanto quella dello Yellowstone. Con la sua storia di eruzioni catastrofiche multiple, lo Yellowstone sta diventando il super ma al momento non sembra esserci un'eruzione imminente. Se le temperature dell'acqua aumentano però, il terreno si gonfierà, tremerà e potrebbe verificarsi un'altra esplosione. Comunque oggi i geologi sono abbastanza preparati per individuare i segnali con un anticipo di alcune settimane, forse di mesi, prima che si verifichi un evento sismico. Ma predire il momento preciso di un'eruzione è tutt'altro che semplice. Gli esperti si sono spesso sbagliati. Come è accaduto anche allo Yellowstone, c'erano delle protuberanze, c'erano vibrazioni, un aumento dell'attività sismica, tutte cose che è giusto ci siano e che fanno prevedere guai. E poi... niente. Ecco dove risiede il problema. E tutto quello che si può fare è monitorare il vulcano. Ma non è abbastanza per predire una possibile eruzione. Il Monte St. Helens era il vulcano più osservato della storia ed è esploso prima che la zona potesse essere evacuata, uccidendo 56 persone. Allo Yellowstone un'eruzione metterebbe a rischio molte vite. Dobbiamo tener presente che in estate nello Yellowstone e nel Teton ogni notte dormono circa 100.000 persone. È l'equivalente di una comunità di una cittadina moderna raccolta in una zona di eruzioni potenziali. Quindi il rischio è abbastanza alto. Allo Yellowstone ci troviamo in pratica sull'orlo di un precipizio. E la questione non è se erutterà, ma come e quando. Non c'è niente che si possa fare. Se vuole esplodere, esploderà. E i suoi effetti sulla civiltà saranno estremi. Forse non siamo in grado di prevedere un'eruzione, ma quando le rocce si fonderanno e cominceranno a muoversi verso la superficie, i dati scientifici ci avvertiranno in tempo.
Per ora, usando dati storici, modelli e la più avanzata tecnologia, possiamo simulare la devastazione che seguirebbe all'eruzione di questo gigantesco vulcano. Per 70.000 anni, il vulcano dello Yellowstone è rimasto tranquillo. Ma presto o tardi la sua camera magmatica lentamente si riempirà di milioni di tonnellate di rocce fuse. I gas pressurizzati spingeranno verso la superficie. Una delle regole della geologia dice: se è accaduto in passato, accadrà di nuovo. Sappiamo che prima o poi ci sarà un'altra grande eruzione e probabilmente avrà effetti catastrofici. Usando dei modelli computerizzati e alcune informazioni scientifiche, si può avere un'idea di cosa accadrebbe se il più grande vulcano del Nord America eruttasse. Se si verificasse un'eruzione, non c'è dubbio che parte del nord-ovest degli Stati Uniti sarebbe completamente devastato. Sarebbe la fine. Tutto verrebbe bruciato, annientato. La prima indicazione dell'inizio di un'eruzione sarebbe un rombante frastuono sotto i nostri piedi. Si comincia con decine di piccoli terremoti. Il terreno si gonfia per via della pressione delle acque calde che si espandono e dei gas e del magma che si solleva. Lungo i bordi della caldera le scosse aumentano di intensità. I turisti vengono allontanati dal parco. Le autorità inviano un avvertimento a tutte le città presenti in un raggio di 160 km, ovvero la zona a rischio. Le città di Bozeman, in Montana, e Cody, Wyoming, si preparano al peggio. In tutto il parco, nuove spaccature nel terreno. Yellowstone, il famoso parco nazionale, è casa di uno dei più grandi supervulcani del mondo. Sotto i geyser attende un'eruzione migliaia di volte maggiore di qualunque altra nella storia dell'umanità. È già successo. Meno di un milione di anni fa ha quasi devastato il continente e può accadere di nuovo. Si succederanno sicuramente molte eruzioni in quest'area. Non una sola, ma una serie di mostruose eruzioni. Milioni di volte più potenti della bomba atomica. Devastante, annienterebbe tutto. Che distruggeranno migliaia di chilometri quadrati di territorio e numerosissime vite. Sarà la fine, brucerà tutto. Stiamo per immergerci sottoterra per esplorare il vulcano e rivelare per la prima volta la fonte di questo potere, per scoprire cosa accadrà quando il gigante addormentato di Yellowstone si risveglierà. La danza dei geyser è uno degli spettacoli naturali più belli. Ecco perché milioni di visitatori ogni anno vengono nel più vecchio parco nazionale d'America, Yellowstone. La sua spettacolare bellezza ha ispirato nel 1872 il presidente Ulysses Grant, perché questi 2 milioni di acri sulla indonesiana di Tambora dimostra che la cenere può uccidere indirettamente a causa di drammatici cambiamenti climatici. 50 volte più grande del Monte St. Helens, l'impatto del Tambora è travolgente. L'eruzione distrugge 1200 metri di montagna. 150 milioni di tonnellate di detriti vengono espulsi nell'atmosfera e sono visibili a grande distanza. La nuvola si spostò sull'India oscurando il cielo e causando l'abbassamento della temperatura che scese sotto lo zero. Ci vuole quasi un anno perché la cenere si sparga sul resto del pianeta e quando accade il risultato è sconcertante. Un quotidiano del New England del 1816 scrive: neve e grandine hanno cominciato a cadere intorno alle 10 del mattino e la tempesta è continuata fino a sera, accompagnata da un vento vivace. Era il 15 giugno. In molte zone, soprattutto a est, in pratica
Non ci fu estate, bensì ghiaccio e neve in giugno, luglio e agosto. Dovettero ripiantare i raccolti perché quelli precedenti erano distrutti. L'inconsueto tempo rigido raggiunge l'Europa a 14.000 chilometri dal Tambora e getta tutti nel caos. L'ultima carestia globale registrata in Europa risale proprio al 1816. Non è mai più accaduto ed è quasi certamente legata all'eruzione del vulcano indonesiano. Ma l'eruzione del Tambora non assomiglia nemmeno vagamente alla furia dello Yellowstone. L'eruzione del Tambora è inferiore di 50-100 volte la grande eruzione di un supervulcano come lo Yellowstone. L'eruzione del Monte Pinatubo nel 1991 nelle Filippine è ancora più piccola e divora tutti i villaggi nell'arco di 300 chilometri. Malgrado le sue modeste dimensioni, altera il clima e viene messa in relazione agli uragani Andrew e Iniki. Dopo l'eruzione del Pinatubo e quale sua conseguenza, la temperatura globale cambiò in modo misurabile. Era nell'ordine di almeno 2 gradi lungo tutto l'anno. Sebbene possa sembrare un valore trascurabile, un cambiamento della temperatura globale di 2 gradi per un lungo periodo di tempo può creare tempeste particolarmente forti e distruggere tutto. L'eruzione del Pinatubo è 100 volte più piccola dell'ultima supereruzione dello Yellowstone, ma ha effetti catastrofici su tutto il pianeta. Chissà cosa causerebbe lo Yellowstone. Nella storia geologica recente, solo la colossale eruzione del Toba nell'isola di Sumatra può essergli paragonata. È per questa eruzione che circa 70.000 anni fa i geyser e la grande camera magmatica ne fanno una delle zone geologicamente più attive. Si tratta di un sistema dinamico, un po' come se respirasse. Ecco perché mi piace chiamarla caldera viva. Nel cuore di queste super eruzioni si pensa ci sia un pennacchio di mantello e un flusso di rocce fuse che sorge dalle profondità della Terra e spinge verso la superficie. Ma nessuno ne ha certezza. Così, usando dispositivi molto sensibili, gli scienziati hanno raccolto dati dai terremoti di tutto il mondo, arrivando a creare la prima immagine in 3D dello Yellowstone. Abbiamo posizionato una serie di sismografi ad alta risoluzione, pari a quella che si ottiene con una TAC. E abbiamo notato il distacco di questa coda a 150 km verso nord-ovest, che punta in superficie da 600 km di profondità. Il magma dello Yellowstone ha origine a 724 km sotto la superficie, ma non direttamente sotto il parco, bensì a 240 km di distanza tra il Montana e l'Idaho. È una caratteristica inaspettata e non la si trova indicata in nessun libro di testo. I ricercatori continuano le indagini, ma gli scienziati hanno capito di sapere davvero poco sul vulcano. Poiché nessun uomo ha mai visto un'eruzione di questa grandezza, la sfida è scoprire esattamente come funziona. Ma una cosa è certa. Se lo Yellowstone eruttasse di nuovo, il flusso piroclastico distruggerebbe qualsiasi cosa nei dintorni. E la nuvola di cenere potrebbe ricoprire il pianeta. Prevedere questa eruzione è una questione di vita o di morte. Yellowstone. Le sue bellezze naturali potrebbero in futuro trasformarsi in un incubo. Con pochissimo preavviso, il gigantesco vulcano potrebbe risvegliarsi e esplodere, mettendo a rischio l'intero pianeta. A differenza di molti disastri come i tornado o gli uragani, che hanno durata breve e sono localizzati, una grande eruzione avrebbe delle conseguenze globali per anni. I suoi effetti potrebbero essere paragonati a quelli di un grande asteroide. Per molto tempo la storia della Terra è stata caratterizzata da cambiamenti graduali, lenti, in periodi di tempo lunghi. Ora abbiamo capito che in qualunque momento dal cielo potrebbe arrivare qualcosa di catastrofico. Molti scienziati credono che sia stato un asteroide a causare la sparizione dei dinosauri 65 milioni di anni fa.
Alcune nuove scoperte seppellendo 5.000 chilometri quadrati di pianura e distruggendo quasi ogni forma di vita. La grande massa di cenere vulcanica lanciata nell'atmosfera si deposita a molti chilometri di distanza, spingendosi addirittura fino alla Louisiana e in alcuni stati lungo il fiume Mississippi. Le particelle più leggere rimangono in aria per più di un anno, abbassando le temperature in tutto l'emisfero. Esse agirono come un velo e impedirono il passaggio del sole, quindi il clima si raffreddò. Credo che non ci siano dubbi sul fatto che lo Yellowstone abbia provocato un cambiamento climatico. Abbiamo stimato almeno un abbassamento globale dai 3 ai 5 gradi, abbastanza grave. 5 gradi sono abbastanza per uccidere molte piante tropicali su tutto il pianeta. La cenere continua a fermare il sole e l'anno seguente gli animali muoiono per mancanza di cibo. Ci vogliono anni perché il pianeta si riprenda e perché il sole raggiunga di nuovo la superficie terrestre per far spuntare le piante e perché gli animali ripopolino il continente. Questa eruzione dello Yellowstone 640.000 anni fa ha cambiato il volto del Nord America. Ma non è l'unica ad aver colpito la zona. Oltre alle 3 caldere del parco dello Yellowstone, i geologi hanno scoperto una serie di eruzioni che risalgono a 16 milioni di anni fa. Ci sono state varie eruzioni vulcaniche simili a quella dello Yellowstone. Le caldere ci sono ancora, sia nella valle del fiume Snake che nell'Idaho e perfino in Nevada. A oggi sono state rintracciate più di 15 caldere dovute a 140 eruzioni. Si susseguono in un percorso che corre da nord-est a sud-est e sono un esempio di ciò che i geologi chiamano punto caldo, una porzione di mantello terrestre che contiene una grande sacca di rocce fuse. All'interno del mantello, sotto la superficie, ci sono zone di materiale totalmente fuso. Questo provoca un forte calore che si eleva verso la crosta, la fonde e crea delle camere magmatiche. Ogni tanto, quando la pressione sale, il magma si scava il proprio percorso e esplode. Ci sono 20 o 30 punti caldi su tutto il pianeta, in posti come le Hawaii e l'Islanda. L'attività vulcanica lì è continua. Le isole Hawaii, per esempio, si sono create una a una lungo millenni grazie a un vulcano sommerso. Sebbene sembri che il vulcano si sia mosso lungo la superficie della Terra, in verità la zona delle rocce fuse è rimasta relativamente stabile. È la crosta cambierebbe drammaticamente il clima. Credo che gli effetti climatici sarebbero peggiori di quanto l'uomo possa aver mai immaginato. L'eruzione del Toba suggerisce che le particelle di cenere rimarrebbero nell'atmosfera per 6 anni, raffreddando il pianeta. Questo potrebbe significare neve a giugno, gelo ad agosto e nessun raccolto per molti anni. Immaginate 6 anni senza una stagione di raccolti. Cosa significherebbe? È facile prevedere un periodo di grandi difficoltà, dove la civiltà verrebbe violentemente riportata all'origine. Potrebbero essere le peggiori condizioni che gli esseri umani abbiano mai vissuto. Forse non accadrà per migliaia di anni ancora, ma un giorno la storia si ripeterà. La caldera addormentata dello Yellowstone si risveglierà e il pianeta vivrà una catastrofe. Si spera che per allora saremo preparati e se non sarà così, sarà uno dei più grandi disastri della natura. Più studiato al mondo. E i suoi terremoti, i geyser e la grande camera magmatica ne fanno una delle zone geologicamente più attive. Si tratta di un sistema dinamico, un po' come se respirasse. Ecco perché mi piace chiamarla caldera viva. Nel cuore di queste supereruzioni si pensa ci sia
un pennacchio di mantello e un flusso di rocce fuse che sorge dalle profondità della terra e spinge verso la superficie. Ma nessuno ne ha certezza. Così, usando dispositivi molto sensibili, gli scienziati hanno raccolto dati dai terremoti di tutto il mondo, arrivando a creare la prima immagine in 3D dello Yellowstone. Abbiamo posizionato una serie di sismografi ad alta risoluzione, pari a quella che si ottiene con una TAC. E abbiamo notato il distacco di questa coda a 150 km verso nord-ovest, che punta in superficie da 600 km di profondità. Il magma dello Yellowstone ha origine a 724 km sotto la superficie, ma non direttamente sotto il parco, bensì a 240 km di distanza tra il Montana e l'Idaho. È una caratteristica inaspettata e non la si trova indicata in nessun libro di testo. Mano comincia a sparare lava e rocce. Di solito queste eruzioni cominciano da una singola bocca, che solo in seguito si amplia ramificandosi ovunque. L'eruzione ormai si è trasformata in una supereruzione. La sua devastazione si diffonde in tutto il mondo. L'ultima grande eruzione dello Yellowstone avviene 640.000 anni fa. Comincia con un singolo vulcano, ma presto si trasforma in una serie di eruzioni che esplodono con tutta la forza possibile. L'intera sequenza delle esplosioni che ha formato la caldera dello Yellowstone può aver richiesto 2 settimane. Il flusso piroclastico irrompe sulla superficie distruggendo migliaia di chilometri quadrati. Le nuvole di cenere si fondono in una colonna enorme che il vento spinge in tutto il paese, oscurando il cielo per chilometri. L'enorme caldera comincia a formarsi con l'eruzione dei materiali vulcanici. La furia della natura continua e centinaia di chilometri quadrati di montagne cadono per migliaia di metri nella cavità di magma. Le catene del Gallatin, del Madison, del monte Washburn proseguivano a nord nella regione di Yellowstone e vennero distrutte. E con distrutte non intendo che andarono in frantumi nell'atmosfera, ma che ricaddero semplicemente nella caldera stessa, nella camera magmatica. Stiamo parlando di montagne alte anche 3.600 metri, che a quel punto emergevano solo di 2.500-2.700 metri. Alla fine, dopo settimane di costante attività, lo Yellowstone sprofonda. Ma la devastazione non finirà qui. Sta per avere inizio un disastro globale. Milioni e milioni di tonnellate di cenere del vulcano vengono trasportate dal vento, seppellendo 5.000 km quadrati di pianura e distruggendo quasi ogni forma di vita. La grande massa di cenere vulcanica lanciata nell'atmosfera si deposita a molti chilometri di distanza, spingendosi addirittura fino alla Louisiana e in alcuni stati lungo il fiume Mississippi. Le particelle più leggere rimangono in aria per più di un anno, abbassando le temperature in tutto l'emisfero. Esse agirono come un velo e impedirono il passaggio del sole, quindi il clima si raffreddò. Credo che non ci siano dubbi sul fatto che lo Yellowstone, che sorge dalle profondità della terra e spinge verso la superficie. Ma nessuno ne ha certezza. Così, usando dispositivi molto sensibili, gli scienziati hanno raccolto dati dai terremoti di tutto il mondo, arrivando a creare la prima immagine in 3D dello Yellowstone. Abbiamo posizionato una serie di sismografi ad alta risoluzione, pari a quella che si ottiene con una TAC. E abbiamo notato il distacco di questa coda a 150 km verso nord-ovest, che punta in superficie da 600 km di profondità. Il magma dello Yellowstone ha origine a 724 km sotto la superficie, ma non direttamente sotto il parco, bensì a 240 km di distanza tra il Montana e l'Idaho. È una caratteristica inaspettata e non la si trova indicata in nessun libro di testo.
I ricercatori continuano le indagini, ma gli scienziati hanno capito di sapere davvero poco sul vulcano. Poiché nessun uomo ha mai visto un'eruzione di questa grandezza, la sfida è scoprire esattamente come funziona. Ma una cosa è certa. Se lo Yellowstone eruttasse di nuovo, il flusso piroclastico distruggerebbe qualsiasi cosa nei dintorni. E la nuvola di cenere potrebbe ricoprire il pianeta. Prevedere questa eruzione è una questione di vita o di morte. Yellowstone. Le sue bellezze naturali potrebbero in futuro trasformarsi in un incubo. Con pochissimo preavviso, il gigantesco vulcano potrebbe risvegliarsi e esplodere, mettendo a rischio l'intero pianeta. A differenza di molti disastri come i tornado o gli uragani, che hanno durata breve e sono localizzati, una grande eruzione avrebbe delle conseguenze globali per anni. I suoi effetti potrebbero essere paragonati a quelli di un grande asteroide. Per molto tempo la storia della Terra è stata caratterizzata da cambiamenti graduali, lenti, in periodi di tempo lunghi. Ora abbiamo capito che in qualunque momento dal cielo potrebbe arrivare qualcosa di catastrofico. Molti scienziati credono che sia stato un asteroide a causare la sparizione dei dinosauri 65 milioni di anni fa. Alcune nuove scoperte suggeriscono che anche i vulcani possono causare devastazioni planetarie. Uno di essi, alimentato dai punti caldi di Yellowstone, ha dato origine a una vera e propria estinzione di massa. 12 milioni di anni fa la fauna in Nebraska era uguale a quella presente oggi in Africa. C'erano elefanti, rinoceronti, cammelli, cavalli. E causerebbe anche il blocco del traffico aereo, non solo nella zona dell'eruzione, ma ovunque. La cenere finirebbe nei motori dei jet e diventerebbe ceramica, ricoprendo il motore stesso. E sappiamo bene cosa succede agli aerei che perdono potenza e cadono in picchiata, mentre i piloti cercano di fare di tutto per riaccendere i motori. Quando la nuvola di cenere raggiunge l'atmosfera superiore, gli aerei devono rimanere a terra. Poi comincia la fase letale dell'eruzione. Ci sono molti modi in cui si può morire per un'eruzione piroclastica. Uno di essi è inalare i materiali e inalare quindi pezzi di vetro affilato che attaccherebbero i polmoni e poi attaccherebbero le ossa e ti ucciderebbero dall'interno. A tutta la popolazione vengono fornite maschere di protezione per la cenere. Ma gli animali da allevamento non hanno scampo. Entro alcune settimane, gran parte del bestiame, così come è accaduto agli animali del Nebraska di 12 milioni di anni prima, muore. La cenere vulcanica seppellisce la maggior parte dei campi. Non si può far crescere niente in questa cenere, perché la cenere vulcanica fresca è sterile, proprio come è accaduto con il Monte St. Helens subito dopo l'eruzione. Le riserve di grano verrebbero spazzate via. E gli effetti potrebbero durare anni. Riprendersi richiederebbe tempo. E nel frattempo il cibo? Chissà. Milioni di persone potrebbero morire per carestia. Moltissimi altri soffrirebbero per via della nuvola di cenere che, trasportata per tutto il pianeta, cambierebbe drammaticamente il clima. Credo che gli effetti climatici sarebbero peggiori di quanto l'uomo possa aver mai immaginato. L'eruzione del Toba suggerisce che le particelle di cenere rimarrebbero nell'atmosfera per 6 anni, raffreddando il pianeta. Questo potrebbe significare neve a giugno, gelo ad agosto e nessun raccolto per molti anni. Immaginate 6 anni senza una stagione di raccolti. Cosa significherebbe? È facile prevedere un periodo di grandi difficoltà, dove la civiltà verrebbe violentemente riportata all'origine. Potrebbero essere le peggiori condizioni che gli esseri umani abbiano mai vissuto. Forse non accadrà per migliaia di anni ancora, ma un giorno la storia si ripeterà. La caldera addormentata dello Yellowstone si risveglierà e il pianeta vivrà una catastrofe.
Si spera che per il primo segnale sarà un'attività sismica crescente. Poi la pressione delle rocce fuse comincerà ad aumentare e il terreno si solleverà. Nella zona dei geyser il suolo inizierà a deformarsi, prima piuttosto lentamente e poi in modo sempre più violento. La pressione nell'enorme caldera manderà in frantumi la superficie con un'esplosione 10 volte maggiore di quella del Monte St. Helens. Le nubi di cenere raggiungeranno i 24 chilometri di altezza. Un uragano di gas bollenti si spargerà ovunque. Sarà un fenomeno più grande di qualsiasi cosa l'uomo abbia mai sperimentato. Entro alcuni giorni comincerà una seconda eruzione, poi un'altra. Ben presto, mostruose esplosioni in un raggio di 80 chilometri proietteranno ovunque rocce fuse e gas roventi. Di certo, nell'arco di 160 chilometri da Yellowstone, non molto verrebbe risparmiato. Nell'atmosfera intanto la nube di gas ricoprirà il pianeta, abbassando enormemente le temperature, e l'agricoltura ne verrà sconvolta. Ma come facciamo a sapere se accadrà? La prova di eventi simili è scolpita nei sedimenti geologici dei supervulcani del passato. Ci sono 1500 vulcani sparsi in tutto il mondo. Ma i supervulcani, quelli cioè che hanno la potenza necessaria non solo per distruggere l'area circostante, ma per innescare un disastro globale, sono meno di 10. Lo Yellowstone è uno di questi. Pensate a una cosa 10.000 volte la dimensione del Monte St. Helens. Quasi inimmaginabile. A differenza dei normali vulcani, con i loro crateri posti sulla sommità del monte, lo Yellowstone ha una bocca così ampia da poter essere vista solo dall'alto. Ecco il bordo del cratere mostruoso chiamato Caldera e che è collassato nella camera magmatica durante l'ultima grande eruzione. È abbastanza largo da contenere Los Angeles. È largo, tra i 50 e i 70 chilometri, più o meno la distanza che percorre un pendolare giornalmente. È solo l'ultima di tre caldere enormi che si sono formate in 2 milioni di anni. La storia del vulcano di Yellowstone è segnata da tre giganti eruzioni catastrofiche. Eventi di proporzioni mai viste nella storia umana. La prima eruzione diffonde circa 2500 chilometri cubi di materiale. In pratica, se si spargessero sopra il Texas, si otterrebbe uno strato con uno spessore di almeno 3,5 metri. Obbliga il terreno a spostarsi, causando i terremoti. Essi possono essere i segnali spia di un'eruzione. Gli eventi premonitori di un'eruzione vulcanica sono i fenomeni sismici e la deformazione del terreno. In questo modello computerizzato, ogni punto rosso rappresenta un sisma. Di solito, ogni anno, in tutto il parco, vengono rilevati centinaia di terremoti. Ultimamente, questi sono avvenuti soprattutto in due zone specifiche. Come vediamo, c'è una concentrazione di terremoti nella zona nord del parco, che si propaga verso il basso, verso la faglia del Teton. Ciò che interessa ai geologi è quando l'epicentro di un'attività sismica sconfina in una zona in cui il terreno è instabile. Nel bacino del geyser Norris sembra stia accadendo proprio questo. Ci sono decine di queste faglie. Quando il magma comincia a muoversi, risalendo verso l'alto, il terreno comincerà a innalzarsi e a spaccarsi, dando origine a un terremoto. Il timore è che le falde delle zone sismiche possano rompersi a causa della pressione del magma sottostante, causando un'eruzione. I geologi stanno anche osservando i geyser e le pozze di fango, cercando i segni di un cambiamento drastico della temperatura e della composizione chimica. Tutte cose che possono indicare un maggior movimento del magma. Ma al momento non sembra esserci un'eruzione imminente. Se le temperature dell'acqua aumentano però, il terreno si gonfierà, tremerà e potrebbe verificarsi un'altra esplosione. Comunque oggi i geologi sono abbastanza preparati per individuare i segnali con un anticipo di alcune settimane, forse di mesi, prima che si verifichi un evento sismico.
Ma predire il momento preciso di un'eruzione è tutt'altro che semplice. Gli esperti si sono spesso sbagliati. Come è accaduto anche allo Yellowstone, c'erano delle protuberanze, c'erano vibrazioni, un aumento dell'attività sismica, tutte cose che è giusto ci siano e che fanno prevedere guai. E poi... niente. Ecco dove risiede il problema. E tutto quello che si può fare è monitorare il vulcano. Ma non è abbastanza per predire una possibile eruzione. Il Monte St. Helens era il vulcano più osservato della storia ed è esploso prima che la zona potesse essere evacuata, uccidendo 56 persone. Allo Yellowstone un'eruzione metterebbe a rischio molte vite. Dobbiamo tener presente che in estate nello Yellowstone e nel Teton ogni notte dormono circa 100.000 persone. È l'equivalente di una comunità di una cittadina moderna. L'ultima grande eruzione dello Yellowstone avviene 640.000 anni fa. Comincia con un singolo vulcano. Ma presto si trasforma in una serie di eruzioni che esplodono con tutta la forza possibile. L'intera sequenza delle esplosioni che ha formato la caldera dello Yellowstone può aver richiesto 2 settimane. Il flusso piroclastico irrompe sulla superficie distruggendo migliaia di chilometri quadrati. Le nuvole di cenere si fondono in una colonna enorme che il vento spinge in tutto il paese, oscurando il cielo per chilometri. L'enorme caldera comincia a formarsi con l'eruzione dei materiali vulcanici. La furia della natura continua e centinaia di chilometri quadrati di montagne cadono per migliaia di metri nella cavità di magma. Le catene del Gallatin, del Madison, del Monte Washburn proseguivano a nord nella regione di Yellowstone e vennero distrutte. E con distrutte non intendo che andarono in frantumi nell'atmosfera, ma che ricaddero semplicemente nella caldera stessa, nella camera magmatica. Stiamo parlando di montagne alte anche 3.600 metri, che a quel punto emergevano solo di 2.500-2.700 metri. Alla fine, dopo settimane di costante attività, lo Yellowstone sprofonda. Ma la devastazione non finirà qui. Sta per avere inizio un disastro globale. Milioni e milioni di tonnellate di cenere del vulcano vengono trasportate dal vento, seppellendo 5.000 chilometri quadrati di pianura e distruggendo quasi ogni forma di vita. La grande massa di cenere vulcanica lanciata nell'atmosfera si deposita a molti chilometri di distanza, spingendosi addirittura fino alla Louisiana e in alcuni stati lungo il fiume Mississippi. Le particelle più leggere rimangono in aria per più di un anno, abbassando le temperature in tutto l'emisfero. Esse agirono come un velo e impedirono il passaggio del sole, quindi il clima si raffreddò. Credo che non ci siano dubbi sul fatto che lo Yellowstone abbia provocato un cambiamento climatico. Abbiamo stimato almeno un abbassamento globale dai 3 ai 5 gradi, abbastanza grave. 5 gradi sono abbastanza per uccidere molte piante tropicali su tutto il pianeta. La cenere continua a fermare il sole e l'anno seguente gli animali muoiono per mancanza di cibo. Ci vogliono anni perché il pianeta... più studiato al mondo. E i suoi terremoti, i geyser e la grande camera magmatica ne fanno una delle zone geologicamente più attive. Si tratta di un sistema dinamico, un po' come se respirasse. Ecco perché mi piace chiamarla caldera viva. Nel cuore di queste super eruzioni si pensa ci sia un pennacchio di mantello e un flusso di rocce fuse che sorge dalle profondità della Terra e spinge verso la superficie. Ma nessuno ne ha certezza. Così, usando dispositivi molto sensibili, gli scienziati hanno raccolto dati dai terremoti di tutto il mondo, arrivando a creare la prima immagine in 3D dello Yellowstone.
Abbiamo posizionato una serie di sismografi ad alta risoluzione, pari a quella che si ottiene con una TAC. E abbiamo notato il distacco di questa coda a 150 km verso nord-ovest, che punta in superficie da 600 km di profondità. Il magma dello Yellowstone ha origine a 724 km sotto la superficie, ma non direttamente sotto il parco, bensì a 240 km di distanza tra il Montana e l'Idaho. È una caratteristica inaspettata e non la si trova indicata in nessun libro di testo. I ricercatori continuano le indagini, ma gli scienziati hanno capito di sapere davvero poco sul vulcano. Poiché nessun uomo ha mai visto un'eruzione di questa grandezza, la sfida è scoprire esattamente come funziona. Ma una cosa è certa. Se lo Yellowstone eruttasse di nuovo, il flusso piroclastico distruggerebbe qualsiasi cosa nei dintorni. E la nuvola di cenere potrebbe ricoprire il pianeta. Prevedere questa eruzione è una questione di vita o di morte. Yellowstone. Le sue bellezze naturali potrebbero in futuro trasformarsi in un incubo. Con pochissimo preavviso, il gigantesco vulcano potrebbe risvegliarsi e esplodere, mettendo a rischio l'intero pianeta. A differenza di molti disastri come i tornado o gli uragani, che hanno durata breve e sono localizzati, una grande eruzione avrebbe delle conseguenze globali per anni. I suoi effetti potrebbero essere paragonati a quelli di un grande asteroide. Per molto tempo la storia della Terra è stata caratterizzata da cambiamenti graduali, lenti, in periodi di tempo lunghi. Può aver richiesto 2 settimane. Il flusso piroclastico irrompe sulla superficie distruggendo migliaia di chilometri quadrati. Le nuvole di cenere si fondono in una colonna enorme che il vento spinge in tutto il paese, oscurando il cielo per chilometri. L'enorme caldera comincia a formarsi con l'eruzione dei materiali vulcanici. La furia della natura continua e centinaia di chilometri quadrati di montagne cadono per migliaia di metri nella cavità di magma. Le catene del Gallatin, del Madison, del monte Washburn proseguivano a nord nella regione di Yellowstone e vennero distrutte. E con distrutte non intendo che andarono in frantumi nell'atmosfera, ma che ricaddero semplicemente nella caldera stessa, nella camera magmatica. Stiamo parlando di montagne alte anche 3600 metri, che a quel punto emergevano solo di 2500-2700 metri. Alla fine, dopo settimane di costante attività, lo Yellowstone sprofonda. Ma la devastazione non finirà qui. Sta per avere inizio un disastro globale. Milioni e milioni di tonnellate di cenere del vulcano vengono trasportate dal vento, seppellendo 5.000 km quadrati di pianura e distruggendo quasi ogni forma di vita. La grande massa di cenere vulcanica lanciata nell'atmosfera si deposita a molti chilometri di distanza, spingendosi addirittura fino alla Louisiana e in alcuni stati lungo il fiume Mississippi. Le particelle più leggere rimangono in aria per più di un anno, abbassando le temperature in tutto l'emisfero. Esse agirono come un velo e impedirono il passaggio del sole, quindi il clima si raffreddò. Credo che non ci siano dubbi sul fatto che lo Yellowstone abbia provocato un cambiamento climatico. Abbiamo stimato almeno un abbassamento globale dai 3 ai 5 gradi, abbastanza grave. 5 gradi sono abbastanza per uccidere molte piante tropicali su tutto il pianeta. La cenere continua a fermare il sole e l'anno seguente gli animali muoiono per mancanza di cibo. Ci vogliono anni perché il pianeta si riprenda e perché il sole raggiunga di nuovo la superficie terrestre per far spuntare le piante e perché gli animali ripopolino il continente. Questa eruzione dello Yellowstone 640.000 anni fa ha cambiato il volto del Nord America. Ma non è l'unica ad aver colpito la zona.
Oltre alle tre caldere del parco dello Yellowstone, i geologi hanno scoperto una serie di eruzioni. La sua devastazione si diffonde in tutto il mondo. L'ultima grande eruzione dello Yellowstone avviene 640.000 anni fa. Comincia con un singolo vulcano. Ma presto si trasforma in una serie di eruzioni che esplodono con tutta la forza possibile. L'intera sequenza delle esplosioni che ha formato la caldera dello Yellowstone può aver richiesto 2 settimane. Il flusso piroclastico irrompe sulla superficie distruggendo migliaia di chilometri quadrati. Le nuvole di cenere si fondono in una colonna enorme che il vento spinge in tutto il paese, oscurando il cielo per chilometri. L'enorme caldera comincia a formarsi con l'eruzione dei materiali vulcanici. La furia della natura continua e centinaia di chilometri quadrati di montagne cadono per migliaia di metri nella cavità di magma. Le catene del Gallatin, del Madison, del Monte Washburn proseguivano a nord nella regione di Yellowstone e vennero distrutte. E con distrutte non intendo che andarono in frantumi nell'atmosfera, ma che ricaddero semplicemente nella caldera stessa, nella camera magmatica. Stiamo parlando di montagne alte anche 3.600 metri, che a quel punto emergevano solo di 2.500-2.700 metri. Alla fine, dopo settimane di costante attività, lo Yellowstone sprofonda. Ma la devastazione non finirà qui. Sta per avere inizio un disastro globale. Milioni e milioni di tonnellate di cenere del vulcano vengono trasportate dal vento, seppellendo 5.000 chilometri quadrati di pianura e distruggendo quasi ogni forma di vita. La grande massa di cenere vulcanica lanciata nell'atmosfera si deposita a molti chilometri di distanza, spingendosi addirittura fino alla Louisiana e in alcuni stati lungo il fiume Mississippi. Le particelle più leggere rimangono in aria per più di un anno, abbassando le temperature in tutto l'emisfero. Esse agirono come un velo e impedirono il passaggio del sole, quindi il clima si raffreddò. Credo che non ci siano dubbi sul fatto che lo Yellowstone abbia provocato un cambiamento climatico. Abbiamo stimato almeno un abbassamento globale dai 3 ai 5 gradi, abbastanza grave. 5 gradi sono abbastanza per uccidere molte piante tropicali su tutto il pianeta. La tale eruzione del Toba nell'isola di Sumatra può essergli paragonata. È per questa eruzione che circa 70.000 anni fa la razza umana sfiora la distruzione. Il Toba è il più grande supervulcano conosciuto. Oggi c'è un grande lago chiamato Toba. In pratica è la voragine causata dall'eruzione. L'eruzione prosegue per 2 settimane e sparge 15 centimetri di cenere su tutto il continente indiano. Ma l'impatto peggiore viene registrato nelle zone più centrali del pianeta, in Africa. Oggi si ritiene che negli anni dell'eruzione la comunità dei primi uomini venga catastroficamente ridotta. È un vero e proprio imbuto. La popolazione umana passa drammaticamente da centinaia di migliaia di individui a sole poche migliaia. Sappiamo che è accaduto qualcosa nella storia dell'umanità e della nostra specie che ha ridotto di moltissimo le variabili genetiche. E ora si discute su quali possano essere state le cause di un evento simile. Una possibilità è quella di una catastrofe accaduta 70.000 anni fa, come l'eruzione del supervulcano Toba, che spazzò via piante, animali e uomini, al punto da lasciarne solo pochi esemplari. L'enorme eruzione del Toba è 25 volte più grande di quella del Tambora e probabilmente causa un catastrofico cambiamento climatico. Le carote di ghiaccio suggeriscono che la temperatura media potrebbe essersi ridotta di 20 gradi per molti anni, probabilmente uccidendo la flora di tutto il pianeta e in particolare dell'Africa. Allora la nostra specie era proprio in Africa.
E quindi l'evento ci influenzò direttamente. E in secondo luogo colpì la vegetazione, che non aveva mai conosciuto delle temperature così fredde, quindi non aveva sviluppato un sistema di adattamento. Le temperature gelide distruggono la maggior parte della flora africana e la conseguente scarsità di cibo decima buona parte della razza umana. È possibile che i 6 miliardi e mezzo di persone che abitano oggi la Terra siano la diretta discendenza dei pochi sopravvissuti all'eruzione del Toba. Se una sola eruzione è abbastanza potente da distruggerci, cosa accadrebbe oggi con un supervulcano? Quando avviene una gigante eruzione, c'è ben poco che gli uomini possano fare. Per ora cerchiamo solo di capire. Ecco perché gli scienziati stanno studiando ogni dettaglio del vulcano Yellowstone. Ciò che scopriranno può essere la chiave della nostra sopravvivenza. Per molti di noi, il Parco Nazionale di Yellowstone è uno dei più grandi tesori naturali, con una superficie di più di 1300 km quadrati. Le esplosioni sono il prodotto del meccanismo idrotermale e creano voragini del diametro di un chilometro. Ma questo è solo l'inizio e precede un evento di portata ben maggiore. Dopo giorni di terremoti e geyser sempre più frequenti, la pressione esercitata dal magma e dai gas bollenti non può più essere contenuta. Inizia l'ultima catastrofica eruzione. I materiali e parte del bordo della zona di rottura comincerebbero a fuoriuscire di lato. Prima ci sarebbe l'eruzione e poi un'esplosione. Con la potenza di una bomba all'idrogeno, una mostruosa nuvola di cenere rovente e di rocce fuse viene sparata nella stratosfera a velocità supersonica. I detriti più pesanti ricadono trasformandosi in una colata enorme. Immaginate un uragano che produce cenere a una temperatura di 420 gradi, mista a pomice e gas roventi. Spazzerebbe via tutto. Per chilometri questi fiumi mortali di cenere distruggono tutto ciò che incontrano sul loro cammino. Si estendevano per decine di chilometri, ben oltre l'attuale Yellowstone, fin nell'Idaho e nella regione del Teton. Alcuni di questi materiali rifluirono verso il basso a coprire la Jackson Hole. Per giorni lo Yellowstone continua a lanciare in aria tonnellate di detriti vulcanici e a devastare i territori limitrofi. Poi all'interno della caldera avviene un'altra colossale esplosione. E poi un'altra. E ancora, eruzione dopo eruzione, il vulcano comincia a sparare lava e rocce. Di solito queste eruzioni cominciano da una singola bocca, che solo in seguito si amplia ramificandosi ovunque. L'eruzione ormai si è trasformata in una supereruzione. La sua devastazione si diffonde in tutto il mondo. L'ultima grande eruzione dello Yellowstone avviene 640.000 anni fa. Comincia con un singolo vulcano, ma presto si trasforma in una serie di eruzioni che esplodono con tutta la forza possibile. L'intera sequenza delle esplosioni che ha formato la caldera dello Yellowstone può aver richiesto 2 settimane. Il flusso piroclastico irrompe sulla superficie distruggendo migliaia di chilometri quadrati. Le nuvole di cenere si fondono in una colonna enorme che il vento spinge in tutto il paese, oscurando. Proprio come il fuoco e il fumo, i vulcani e i terremoti si tengono per mano. La pressione del magma che può esplodere all'interno del vulcano obbliga il terreno a spostarsi, causando i terremoti. Essi possono essere i segnali spia di un'eruzione. Gli eventi premonitori di un'eruzione vulcanica sono i fenomeni sismici e la deformazione del terreno. In questo modello computerizzato, ogni punto rosso rappresenta un sisma. Di solito ogni anno in tutto il parco vengono rilevati centinaia di terremoti. Ultimamente questi sono avvenuti soprattutto in 2 zone specifiche. Come vediamo, c'è una concentrazione di terremoti nella zona nord del parco che si propaga verso il basso, verso la faglia del Teton.
Ciò che interessa ai geologi è quando l'epicentro di un'attività sismica sconfina in una zona in cui il terreno è instabile. Nel bacino del geyser Norris sembra stia accadendo proprio questo. Ci sono decine di queste faglie. Quando il magma comincia a muoversi, risalendo verso l'alto, il terreno comincerà a innalzarsi e a spaccarsi, dando origine a un terremoto. Il timore è che le falde delle zone sismiche possano rompersi a causa della pressione del magma sottostante, causando un'eruzione. I geologi stanno anche osservando i geyser e le pozze di fango, cercando i segni di un cambiamento drastico della temperatura e della composizione chimica. Tutte cose che possono indicare un maggior movimento del magma. Ma al momento non sembra esserci un'eruzione imminente. Se le temperature dell'acqua aumentano però, il terreno si gonfierà, tremerà e potrebbe verificarsi un'altra esplosione. Comunque oggi i geologi sono abbastanza preparati per individuare i segnali con un anticipo di alcune settimane, forse di mesi, prima che si verifichi un evento sismico. Ma predire il momento preciso di un'eruzione è tutt'altro che semplice. Gli esperti si sono spesso sbagliati. Come è accaduto anche allo Yellowstone, c'erano delle protuberanze, c'erano vibrazioni, un aumento dell'attività sismica, tutte cose che è giusto ci siano e che fanno prevedere guai. E poi... niente. Ecco dove risiede il problema. E tutto quello che si può fare è monitorare il vulcano. Ma non è abbastanza per predire una possibile eruzione. Il Monte St. Helens era il vulcano più osservato della storia ed è esploso prima che la zona potesse essere evacuata, uccidendo 56 persone. Allo Yellowstone un'eruzione metterebbe a rischio molte vite. Dobbiamo tenere